Questo programma è presentato da Circo Stauto. Ecologia Oggi. Edil Merici. Abamed. Clima e calore by Caracciolo. Stocco e Stocco. Mimmo Salerno. Sabatino Trasporti e Logistica. Ceramicasa di Giuseppe Calauti. Hoppy Fruit. FM Ortopedia. Buon pomeriggio, buona domenica, gentili telespettatori, puntualissimi alle 15.31, anche questa domenica iniziamo su Telemia, canale 76 del Digitale Terrestre, sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa, sui 103.592 della banda FM, sul nostro sito internet telemia.it, sui social alle pagine Telemia, Telemia la TV Eco della Locride, questa quinta puntata di Domenica in Campo. Oggi non si gioca in Serie A, in Serie B, c'è la sosta della nazionale italiana che ha pareggiato col Belgio 2-2, domani sera giocherà contro Israele, quindi non si gioca nei campionati di Serie A e Serie B, si gioca invece in Serie C, dove il Crotone ieri sera ha pareggiato, così come si gioca regolarmente nei dilettanti. Oggi seguiremo il campionato di Serie D con la sua sesta giornata, il campionato di eccellenza e promozione dove si gioca la quinta giornata e poi un piccolo strappo anche nel campionato di prima categoria dove in corso di svolgimento l'atteso derby sidernese ha tra le due società la formazione della S Siderno 1911 e il Città di Siderno. Andiamo dunque, apriamo i collegamenti con lo stadio di Ippolito di Lamezia dove c'è Giuseppe Notarianni che sta seguendo San Biase Locri. In settimana c'è stato l'avvicendamento sulla panchina del Locri, non più Umberto Scorrano allenatore ma panchina affidata a Ciccio Cozza. Chiediamo subito a Giuseppe Notarianni se Cozza è regolarmente in panchina. A te la linea, Notarianni. Buongiorno, buona domenica. Sì, Cozza è regolarmente in panchina e sembra vedersi anche un atteggiamento diverso nell'Opri perché è partito subito all'attacco mettendo, chiudendo il San Biase nella prima metà campo senza però creare particolari pericoli dalla parte di Giuliani, se non un tiro al 22esimo poco fa di Levec, murato però dalla difesa su assist di Reis. San Biase poco prima aveva avuto due occasioni, il 17esimo con Strumbo, una sforbiciata su sviluppi di punizione laterale. Strumbo solo sul secondo palo ha provato l'acrobazia però non ha centrato lo specchio e Umbaca il capitano ha provato al 19esimo il tiro da fuori area, tiro di sinistro debole bloccato però da Donini, quindi siamo ancora 0-0 tra San Biase e Locri al minuto 24. Le formazioni le hai date, Giuseppe? Le formazioni sì, allora abbiamo il San Biase schiera, Giuliani in porta, Ferri, Morra, Piriz, Valentino Frasson, Strumbo, Munoz, Carella, Tiveron, Zerbo e Umbaca. Il Locri risponde con Donini, Panzano, Aquino, Pelle, Reis, Levec, Aprile, Simonetta, La Rosa, Scarpiello e Picara. Questi gli 11 scelti al nuovo mister Francesco Cozza. Grazie. Dunque, Giuseppe, ci sentiremo più tardi. Andiamo ora a collegarci con lo stadio Nicola De Simone di Siracusa dove ci dovrebbe essere
Paolo Scatà, che sta seguendo questo match tra due formazioni ambiziose in questo torneo. Parliamo di Siracusa e Regina, vediamo se ci sono novità per quanto concerne questo risultato. Nel mentre cambia il risultato anche a Vibo Valentia, dove la Vibonese si è portata sul doppio vantaggio contro la San Cataldese già nella prima mezz'ora. Vediamo se c'è Paolo Scatà. Paolo. Virtù della rete messa a segno su calcio di rigore da Maggio al 23esimo, dopo che Di Paolo al 20esimo si era presentato a tu per tu davanti al portiere Martinez, bravo a mettere in angolo. Dal corner seguente è arrivato il calcio di rigore per Netto, mani in aria, ci è sembrato, di Giulio Dori, la mischia, ma il mani si è visto netto. Insomma, dopo tante proteste varie della formazione Amaranto, il rigore messo a segno da Maggio che ha spiazzato il portiere Martinez proprio sotto la curva. In realtà aveva iniziato bene la partita la Regina con i tentativi al 10° e al 15° di Barillà e di Forciniti, ma le conclusioni da fuori erano state neutralizzate bene dal portiere del Siracusa, Fedele Iovino. Ci sono circa 350 tifosi della Regina alle spalle del portiere siracusano nella curva loro riservata oggi presente, almeno 4.000 spettatori al De Simone con la curva Anna naturalmente stracolma e che ha potuto festeggiare il gol di Mimmo Maggio. Poco fa ammonito Girasole, l'unico ammonito della partita, partita sostanzialmente corretta e ben diretta dall'arbitro Stefano Raineri di Como, che diresse già la gara di andata della scorsa stagione al Granillo quando il Siracusa vinse 2-1 contro appunto la Regina di allora, mister Trocini. È una Regina abbastanza abbottonata nella formazione in questo 5-4-1 in fase di non possesso, però quando la Regina deve attaccare Barranco ha il supporto di Forciniti da una parte, Barillà dall'altra. Adesso in avanti con Giulio Dori, la formazione Amaranto. Va bene Paolo, riprendiamo. Con pressing di Sus, con recupero di Pistoletti, Forciniti è bravo a recuperare palla, come altrettanto bravo Palermo ad andare via in contropiede. Sono 4 contro 4, Palermo dal settore centrale preferisce allargare. Bene, riprendiamo la linea mentre Paolo Scatà continua con il suo intervento. Quindi Siracusa in vantaggio sulla Regina per 1-0. Andiamo ora nel campionato di eccellenza da Riccardo Varacalli, Ardore Reggio Ravagnese, partita di cartello di questa giornata. A te Riccardo. Sì, buon pomeriggio a tutti. Adesso niente, sono due minuti che è iniziata la partita, per adesso niente di rilevante. Logicamente, come hai detto tu, partita da cartello, l'Ardore deve fare punti a forza. Sicuramente la Ravagnese non sarà un avversario facile, però l'Ardore ci metterà tutto quello che ci deve mettere. L'Ardore, ricordo che comincia a recuperare tutti gli infortunati che ha avuto in queste prime giornate, da Morabito a Ficara, da Figliomeni. Diciamo che oggi gioca con una squadra quasi al completo. Bene, allora ci sentiremo più tardi. Grazie sì, Riccardo, okay. Intanto il Bocale in vantaggio sul Soriano al primo minuto ha realizzato Romano. Per quanto riguarda la Vibonese, che sta vincendo 2-0 in casa contro la San Cataldese, gli autori dei gol sono stati Giunta al 18esimo, che ha portato in vantaggio appunto i padroni di casa, raddoppio al 24esimo del primo tempo con Terranova, Vibonese 2, San Cataldese 0. E andiamo proprio a Merito Portosalvo, da Domenico Geria, Bocale Soriano. Aggiornamento, a te la linea Domenico. Stridente insieme a Romano e Valente, c'è invece il classe 2005 Tomasi, giocatore molto duttile che ha giocato anche tanto a centrocampo nelle precedenti partite, ma è alla sua prima da titolare. Bocale che ha dunque sbloccato il risultato immediatamente, prova a rispondere il Soriano, l'affondo sulla sinistra, il cross con duetto anticipato da Ribiaga, la palla che si alza a campanile, esce Druetto, anche egli al debutto quest'oggi, classe 2006, portiere argentino arrivato dalla Regina un paio di settimane fa, blocca senza problemi, una bella fisicità questo ragazzo, classe 2006, di cui si fa un gran parlar bene, vedremo oggi, lo vedremo all'opera per la prima volta, ma intanto come detto Bocale è avanti, sono passati pochi minuti, ma a Romano sono passati 40 secondi per battere Palumbo sul gran pallone intercettato a centrocampo da Tavano, lo ha lanciato in velocità e l'attaccante campano ha siglato il suo quarto gol in altrettante partite giocate in campionato. Ancora Romano in area di rigore, cerca spazio per tirare, chiuso, la conclusione, gol 4-0, il raddoppio di Tomasi che calcia dal limite e trova il gol del raddoppio 2-0.
il raddoppio del allora totale. Possiamo riprendere la linea da Merito Porto Salvo con il Bocale che segna anche il suo secondo gol, l'abbiamo dato in diretta contro il Soriano, 2-0 per i padroni di casa in Serie C. Vi ricordo i risultati appunto che si sono registrati ieri e che hanno visto appunto per quanto concerne questo campionato: Virtus Verona Arzignano 2-1, Pontedera Torres 2-3, Giuliano Juventus 23 1-0, Alcione Triestina 1-0, Albino Leffe Atalanta Under 23 2-2, Giana Erminio Padova 0-1, Pro Patria Lecco 2-1, Perugia Entella 0-1, Catania Altamura 2-0, Campobasso Spal 4-0. Si stanno giocando Pro Vercelli Clodiense 1-0, Legnano Gubbio 0-0, Feralpi Salò Caldiero Terme 0-0, Benevento Latina 2-0, Vicenza Lumezzane 0-1, Pergolettese Trento 0-0. Quindi questi i risultati che stanno maturando nel campionato di Serie C. Andiamo da Pinuccio Oliva, Castrovilla di Praia Tortora, dallo stadio Mimmo Rende. A te la linea, Pinuccio, buona domenica. Buona domenica a tutti voi qua dallo stadio Mimmo Rende. Appena iniziata la partita, siamo soltanto al secondo minuto di questo match che vede da una parte il Castrovilla reduce da una bella prestazione di domenica a Gioia contro il Tortora, una squadra abbastanza solida di questo campionato che è già il secondo anno. Adesso il Praia e il Castrovillari che si avvicina molto Cormione verso la porta del Praia Tortora, ma niente di fatto, il pallone termina alto. Comunque questo match è un match molto importante almeno per il Castrovillari, che ha iniziato questo campionato con due sconfitte casalinghe e due vittorie in trasferta, quindi adesso c'è una grande voglia di cercare di cominciare a fare anche risultato qua a Castrovillari, ma sicuramente il Praia Tortora ce la metterà tutto perché è una squadra molto molto combatta, molto quadrata, che darà sicuramente del filato a torcere a questo Castrovillari. Ma per adesso è tutto qui, vi ripasso la linea. Grazie Pinuccio. Tra poco vedremo anche le condizioni in cui si sta giocando questa sfida con un piccolo frammento video che il nostro, ecco qui, vediamo appunto le immagini delle due formazioni che scendono in campo al Mimmo Rende. Vediamo se ci sono novità per quanto riguarda il gruppo. È iniziata da 5 minuti Palmese Vigor, e ecco qua. Vedete, il terreno di gioco non si presenta in grandissime condizioni. Comunque, la partita è iniziata regolarmente tra Castrovillari e Praia Tortora. Sicuramente sarà un bel match con due squadre che vorranno conquistare l'intera posta in palio. Oggi bellissima giornata, quasi estiva come temperatura. Siamo sui 29-30 gradi a metà ottobre, insomma, tempo così davvero invidiabile. Per converso c'è l'altro risvolto, ovvero sia la siccità che sta colpendo la nostra regione da diversi mesi ormai. Stiamo invocando da tempo la pioggia anche per salvare, ecco, l'agricoltura che sta soffrendo davvero molto. Andiamo dove, regia? Vediamo dove ci porta la nostra regia con Ilario Chiera e Vladi Kajov questa domenica, come al solito, dietro le quinte per curare l'aspetto tecnico di questa nostra trasmissione. Intanto devo completare i risultati della Serie C, le partite che si sono giocate anche ieri e venerdì: Monopoli Crotone 1-1, Trapani Messina 1-1, Lucchese Sestri Levante 0-0, Audace Cerignola Sorrento 2-0, Cavese Turris 1-2, Renate Novara 0-1. E andiamo allo Stefano Rizzo di Rossano, dove c'è Eugenio Catalano per Rossanese Gioiese. A te la linea, Eugenio, buona domenica. Salve, buona domenica ai telespettatori di Italia Mia. Minuto numero 13 allo Stefano Rizzo, quinta giornata. Rossanese e Gioiese si incontrano quest'oggi davanti a una cornice di pubblico pari a 1000 unità. Il 3-5-2 disegnato da mister Aloisi per la Rossanese schiera De Luca, Trebali, Panza, Carrozza, Falco, Barbieri, Castellano, Buongiorno, Riconosciuto, Pisani, Calabro e Cristino. Mister Luca Luisi sempre porta in panchina Di Serio, Abbadia e Marchetti, De Milicis, Esposito, Coppola, Caruso, Nigro e Misuri. Risponde mister Dal Torrione che disegna un 4-3-3 con Smith tra i pali, Guerrisi e Luca, Caligiuri, Scarso, Rivera,
Melgar, Barbera, Ferré, Infusino e Totti. In panchina Crimeni, Bessie e Mandaglio, Svaie, Gioffre, Ottieri, Barbera e Maior. Tutto questo agli ordini del signor Cino Riglia della sezione di Ercolano. Guardalinee assistente numero 1 Galato di Crotone e Ciacco di Potenza. Gara ovviamente dopo 14 minuti prettamente giocata a centrocampo in una fase di studio. Fino a questo momento niente da rilevare, nessuna azione di telefono da parte e dall'altra. Un bel clima allo Stefano Rizzo, due belle squadre e attendiamo ovviamente di meglio in questa domenica calcistica della quinta giornata del campionato di eccellenza. A voi la linea. Grazie, grazie Eugenio Catalano. Quindi 0-0 tra Rossanese e Gioiese. Intanto in Serie D Pompei in vantaggio sulla formazione della Nissa, quindi Nissa 0 Pompei 1, Acragas Scafatese 1-0. Andiamo da Salvatore Giampaolo, partita che dopo tante traversie si gioca ad Africo, e quindi andiamo ad aggiornare il risultato di San Luca Cittanova, due squadre giallorosse. A te la linea, Salvatore. Due squadre che l'anno scorso si affrontavano nel campionato di Serie D, lo ricordiamo. A te la linea. Sì, buon pomeriggio ad Africo, dove si gioca San Luca Cittanovese. Purtroppo non si può giocare a San Luca al Corrado del Varo per problemi burocratici. Siamo arrivati al 13° minuto della prima frazione di gioco, il risultato è fermo sullo 0-0. Andiamo con le formazioni. San Luca si schiera con Bottino, Catalani, Strugna, Cocancio, Ortiz, Rossi, Campo, Salendo, Silla, Baena, Sarmiento. Risponde la Cittanovese con Spano, Bagliata, Nuovo, Condomiti, Gentile, Vitezza, Aidar, Cuccilla, Votteri, Coris, Rechichi. In questo primo quarto d'ora di gioco, meglio, il San Luca si è affacciato per ben due volte dalle parti del portiere della Cittanovese, anche se per adesso nulla di particolarmente importante. Sempre 0-0. Ok, grazie Salvatore, gentilissimo. Quindi 0-0 tra il San Luca ed il Cittanova. Subito andiamo a chiudere questo nostro spazio dedicato all'eccellenza con Palmi, Palmese, Vigor Lamezia, scontro tra titani possiamo dire in eccellenza. Rocco Trimboli in diretta dallo stadio Lopresti di Palmi. A te la linea, Rocco. Buon pomeriggio a tutti, siamo all'11° minuto di gioco al Lopresti di Palmi, dove si affrontano Palmese e Vigor Lamezia in questo scontro diretto. Squadre appaiate entrambi a 4 punti dopo 5 giornate, quindi partita che come si preannunciava già dall'inizio sarà una prova soprattutto per i neoverti di Mister Zito, che alla luce della sconfitta pesante subita nell'intrasettimanale di Coppa contro la Gioiese, oggi cercano il riscatto e cercano di nuovo di trovare il binario per inseguire l'obiettivo di alta classifica preannunciato ad inizio campionato. Le due squadre finora sono scontrate a viso aperto, ma non hanno portato ad azioni meritevoli di nota. Sono state le conclusioni in porta, non ci sono state fino ad ora, e quindi una partita più che altro di studio giocata a centrocampo. Le formazioni per la Palmese di Mister Zito: in porta il numero 1 Marino, seguito da Lavilla, Guerrisi, Andriano, Bianco, Gioia, Romero, Romano, La Vecchia, Molvadgar, Sapone e Romero. Dall'altro lato per Mister Morello, per la Vigor abbiamo Iannì, Sicoli, Amendola, Rodriguez, Ruano, Denisi, Bernardi, Curcio, Catania, Spanò e Silvagni. Siamo giunti al 12° minuto, risultato di 0-0 tra Palmese e Vigor. Vi ridò la linea. Grazie Rocco Trimboli, mi devo correggere, la partita tra il San Luca e la Cittanovese in Serie D si disputava 2 anni fa e non l'anno scorso, perché come ricorderemo appunto il Cittanova militava in eccellenza, però sono sempre ricordi che il calcio regionale, quello provinciale in maniera particolare, questa partita molto sentita tra San Luca e Cittanova ripropone in questa giornata di campionato. Intanto è finito il primo tempo a Siracusa, con il Siracusa in vantaggio per 1-0 sulla Regina. Possiamo andare in promozione, regia, vediamo se ci sono i collegamenti dei campi. Partiamo da Giovanni Palumbo, dallo stadio comunale di Delia Nuova, per Deliese Bianco. A te la linea, Giovanni. Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Delia Nuova, la partita è cominciata da 18 minuti e sono successe tantissime cose già. Se continua un'altra occasione per la Deliese,
e ancora grande risposta di Cotroneo, ricordiamo Max Sacrifico, questo portiere sta facendo il fenomeno. Dicevamo tante cose che sono successe al terzo minuto, Angulo lanciato a rete, viene falciato nell'aria da Libri che da regolamento viene espulso, quindi dal terzo punto il Bianco è in 10 uomini, vedete che attacca senza soluzione di continuità. Il punteggio ancora è in calato sullo 0-0, bellissima giornata qua di nuovo, grandissimo pubblico, ci sono circa 800 persone ad assistere a questa partita. Siamo giunti al 19° del primo tempo, 0-0, Deliese e Bianco. Grazie, grazie a Giovanni Palumbo, quindi 0-0 ancora tra Deliese e Bianco. Andiamo alla Lamezia Terme, allo stadio Rocco Riga, dove c'è Domenico Paone, Atletico Maida, Capo Vaticano. A te la linea, Domenico. Sì, buonasera a tutti voi dalla Riga, anche qui risultato fermo sullo 0-0, grande occasione del Maida al 10° del primo tempo, a tu per tu con il portiere Piccolo, fa un miracolo impressionante, a mezza altezza, tiro secco, all'angolino riesce a deviare un tiro di Cesana che andava a finire sotto il 7. Risultato fermo per il momento 0-0, unica occasione dei primi 10 minuti. Grazie, grazie Domenico. Atletico Maida Capo Vaticano 0-0, vediamo se riusciamo a collegarci con lo stadio di Gioiosa Ionica, dove sta giocando la formazione biancorossa questa domenica, una partita anche in questo caso molto importante contro il Guardavalle, e poi dovremmo collegarci anche con un altro campo, quello di Croce Valaniti per Propellaro Merito. Ma andiamo da Pino Gagliano, Gioiosa Ionica Guardavalle, a te la linea Pino, buona domenica. In questo momento, buona domenica, in questo momento il Gioiosa passa in vantaggio, si parla di colpo di testa di Regia, e lo merita tutto il vantaggio il Gioiosa, perché finora ha collezionato almeno 3-4 buone occasioni per offrirsi la marcatura. Veramente è cominciato bene la formazione di Santo Logoso, il Guardavalle guardingo, ma fino a un certo punto, fino a questo punto, il punto in cui è passato in vantaggio appunto il team di casa. Bella giornata di sole qui a Gioiosa Ionica, buona anche la presenza circa 300 gli spettatori ad assistere a questo, che è un mezzo un derbuccio, diciamo così, tra Gioiosa e Guardavalle. Siamo al 20° ora del primo tempo, squadra, dicevo, in vantaggio quella di casa. Vi leggo le formazioni, andate in campo dei due tecnici, Logozzo vanno in campo a Colungo, Cavallaro, Agostino, Denaro, Marulla, Udino, Morris, il nuovo giunto, anche giocato anche domenica a Ricavi, Coluccio, Vargas, Eredia, l'autore della marcatura, e Bolognino. Il Guardavalle con Scuteri, Lattari, Nicola, Lattari, Niccolò col numero 3, poi c'è Ritano, impiegato all'ultimo posto di tedesco annunciato, Papero, Chiera, Refirre, Giorfida, D'Amico, Nesci e Passarelli, allenatore ovviamente a Barese. Arbitro il signor Riccio di Reggio Calabria, Aliano e Moschella sono gli assistenti. Pertanto assistiamo a questa occasione offensiva per il Gioiosa, si gira e batte a rete il numero 9 della formazione di casa, Vargas, ma para il portiere in questa circostanza, bravo a difendersi alla sua destra e a brancare in presa. Pertanto Gioiosa Ionica 21° ora, squadra di casa in vantaggio 1-0 al 19° Redia. Studio. Grazie, grazie Pino Gagliano, quindi vantaggio del Gioiosa Ionica in casa contro il Guardavalle. Andiamo da Salvatore Barillaro, Mericucco Bianco, dal fortunato Redi di Mericucco. A te la linea, Salvatore. Buona domenica a te e a tutti i telespettatori. A Mericucco siamo giunti al 22° della prima frazione di gioco, ancora il risultato fermo sullo 0-0. Ti leggo velocemente i primi 11. Mericucco che scende in campo con Papaluca, Fontana, Cellerino, Mercuri, Fabio, Misale, Mercuri, Domenico, Velletri, Giovinazzo, Burgo, Scattarreggia, Artuso, risponde Laprico con Leonardi, Speranza, Criaco, Bruno, Gomez, Campestrini, Del Prari, Glicora, Criaco, Domenico, Boades, Sanchez, Mollica. Dirige l'incontro il signor Saieva della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Catanoso e Simone di Reggio Calabria. Partita prevalentemente giocata nella parte nevralgica del campo, Aprico pericoloso al 19° con Boades di testa, ma Papaluca para, quindi 24° in questo momento, Melicucco 0, Aprico 0, a te la linea. Grazie, grazie a Salvatore Barillaro, quindi Melicucco, Aprico sono sullo 0-0. Andiamo da Ninni Chilà, Propellaro Merito, a te la linea Ninni, buona domenica. Buona domenica a te tutti gli ascoltatori e telespettatori. Allora, siamo al 12° del primo tempo, il risultato è 0-0.
In campo sono agli ordini dell'arbitro signor Belcastro di Locri, con gli assistenti Cardia di Locri e Catalano del Reggio Calabria. Diciamo, stiamo raccontando una gara, diciamo, all'inizio abbastanza bella, perché praticamente c'è la Propellaro che cerca di giocare la palla in più del Melito, ma il Melito risponde con qualche contropiede che mette un po' in apprensione anche la difesa di casa. Allora, sono scese in campo così le formazioni: Melito, Governari, Candido, Corso, Lopez, Martinez, Pelaez, Pizzimenti, Sivori, Tringali Giovanni, Tringali Giuseppe e Tripodi. Il Pellaro schiera Zampaglioni, Romeo, Melchiorno Alessandro, che è stato ammonito, e De Marco, Luce Lisandro, Morabito, Sapone, Melchiorno Antonio, Tegano D'Agostino e Acosta. All'ottavo minuto, diciamo, va bene Ninni, allora siccome andiamo, sì, siccome andiamo veloce, ci sentiremo poi al prossimo collegamento. Solo, ascolta, per dire solo che Sapone all'ottavo ha colpito il palo. Ok, va benissimo, grazie, ci sentiremo più tardi per l'aggiornamento. Scusami, ma abbiamo l'incombenza commerciale da mandare subito in onda e poi ritorneremo per collegarci con Siderno, con Antonio Ceravolo, per l'aggiornamento del derby tra le due formazioni biancazzurre che si affrontano in una inedita stracittadina in questa giornata di campionato in prima categoria. Regia. Pubblicità. Progetta, costruisce, arreda. Grazie ad Edil Merici tutto è più facile. Lasciati sorprendere anche tu come sogni Luca. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio.
15:58, sempre in diretta sul canale 76 di Telemia, sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Quinta puntata di Domenica in Campo. Prima di riprendere i collegamenti con il campionato di Serie D, do il vantaggio in eccellenza della Rossanese sulla Gioiese, 1-0, gol per i padroni di casa di riconosciuto. E andiamo da Antonio Ceravolo, che sta seguendo questo derby tra, diciamo meglio, stracittadina, tra Siderno 1911 e Città di Siderno. Antonio, buona domenica. Buona domenica a voi, buona domenica a voi. Ci puoi aggiornare su questa partita molto importante? Il risultato è 0-0, è una partita tiratissima, con attualmente zero occasioni da gol. La partita combattuta per lo più a centrocampo, tra due ottime squadre, ma ad ora niente di rilevante. Ecco, ci puoi dire, Antonio, la partita si gioca con, mi pare, il pubblico non superiore a 200 unità, è stata questa? Sì, abbiamo il pieno per quello che possiamo fare. Però sarebbe stata una partita questa sicuramente da più di 1000 spettatori, sicuro, perché un sacco di gente c'è fuori lo stadio e purtroppo ci dispiace averli lasciati, ma abbiamo avuto ordine così. Certamente, per quanto riguarda la cronaca, quindi azioni pericolose al momento niente, solo molto tatticismo. Qualche tiro da lontano, qualche calcio d'angolo, ma niente di più. Ok, allora ci sentiremo più tardi, grazie Antonio per il momento, quindi abbiamo visto anche qualche immagine delle tribune, insomma giocare in un derby diciamo impropriamente, una stracittadina tra le due formazioni di Siderno che militano nel campionato di prima categoria con sole 200 persone, davvero limitativo, riduttivo, in una domenica in cui, a parte la bellissima giornata di sole, c'è anche la sosta nei campionati di Serie A e Serie B per il concomitante impegno della nazionale, davvero un grande peccato perché si poteva fare sicuramente un maggiore incasso e soprattutto invogliare la gente ad uscire di casa per seguire, diciamo, la squadra del cuore. Andiamo ora a riprendere con il campionato di Serie D, sicuramente siamo nell'intervallo di San Biase Locri. Giuseppe Notarianni, a te la linea. Sì, siamo nell'intervallo 0-0 tra San Biase e Locri, veramente un primo tempo con pochissime emozioni. Sono partiti un po' meglio gli ospiti, che hanno un po' messo sotto il San Biase, senza però creare particolari occasioni. Poi è uscita fuori un po' di qualità da parte dei giallorossi, che sono andati due volte vicino al gol, in particolare con Strumbo al 17esimo, una scorbigiata sul secondo palo che è finita di poco alto, e poi la più grande occasione di questo primo tempo al minuto 32, un calcio d'angolo dalla sinistra del portiere Donini, il cross di Canella, la palla arriva a Umbaca che colpisce in pieno la traversa, poi se la ribattuta a Zerbo, viene quasi colpito dal rimpallo e non riesce a centrare la porta. Dunque un primo tempo veramente con poco da raccontare. Vediamo se i due allenatori metteranno mano alla panchina per cercare di cambiare le sorti di questo secondo tempo. Quindi San Biase Locri 0-0. Grazie Giuseppe Notarianni. Quindi 0-0 nell'intervallo tra San Biase e Locri. Andiamo ora a sentire il resoconto dei primi 45 minuti di Siracusa Regina con Paolo Scatà. A te la linea, Paolo. Da sinistra verso destra, quindi verso la curva dei tifosi della Regina, viceversa la formazione Amaranto che oggi è in completo bianco e non ha operato sostituzioni né mister Turati né mister Rosario Pergolizzi, quindi si torna con gli stessi 22 in campo con la Regina con 5-4-1 modulo in fase di non possesso, naturalmente poi diventa un 3-5-2 per quanto riguarda invece la fase d'attacco con Barilla o Forcinite a turno che vanno ad aiutare Barranco. Cronaca diretta allora con la Regina che va bene. Allora riprendiamo la linea da Siracusa, sempre 1-0 tra Siracusa e Regina. Andiamo a seguire gli ultimi minuti dei primi tempi in eccellenza ed in promozione, seguendo l'ordine. Intanto vi ricordo il quadro della sesta giornata del campionato di Serie D: Nissa, Pompei, Acragas, Scafatese, San Biase, Locri, Siracusa, Regina, Vibonese, San Cataldese, Licata, Igea Virtus, Acireale, Sant'Agata, Paternò, Castrum, Favara e poi Enna, Ragusa, che sta iniziando proprio in questo momento, quindi alle 16. I risultati vedono al momento il Pompei vincere sul campo della Nissa per 1-0, Acragas, Scafatese 1-0, Siracusa, Regina 1-0, Vibonese, San Cataldese 2-0, tutte le altre partite sono ferme sullo 0-0. Andiamo in eccellenza, Ardore Reggio Ravagnese, Riccardo Varacalli. Riccardo.
Sì, diciamo, siamo ancora sullo 0-0, siamo arrivati al centesimo del primo tempo e tutte le due squadre stanno cercando di fare gol, però tutte le due difese si stanno difendendo bene. Diciamo che il possesso di palla è dell'Ardone, però il Reggio Ravagnese punge, diciamo. Diciamo Riccardo, che guardando un attimino i dati statistici, il Reggio Ravagnese ha il miglior attacco con 12 gol, vi ricordo che viaggia a punteggio pieno, 12 punti in 4 giornate, e di contro l'Ardore invece ha un attacco abbastanza leggerino con solo 2 marcature, ma una difesa molto solida, subito appena 5 gol in queste prime giornate di campionato, quindi è una partita davvero che si gioca prevalentemente, riteniamo, a centrocampo. Riccardo, è caduta la linea, andiamo ancora avanti, vediamo se ci sono novità. Allora, Paolana in vantaggio per 2-0 sul campo dell'Isola, gol di Mazzotta e Sposato, Paolana in 10 per l'espulsione di Angotti al 7° del primo tempo. Andiamo da Domenico Geria, Bocale Soriano. Ad un passo dalla doppietta Tomasi, con questa bella imbeccata da parte di Valente, il tiro del calciatore che ha segnato il gol del raddoppio, deviato e finito tra le braccia di Palumbo. C'era forse un fallo qui adesso su Filippini, si continua a giocare su Valente, si continua a giocare su Filippini che mette il pallone fuori per consentire al compagno di rialzarsi, si è però già rialzato Valente dopo il contatto precedente, lascia giocare molto il signor Polissena, risoverato il punteggio, però è di 2-0 ancora per il Vocale, non è riuscito ancora a essere pericoloso in maniera concreta nella squadra di mister Giovinazzo, a parte un paio di mischi in area di rigore, Duretto che è stato costretto a intervenire su una punizione di Fioretti, su un colpo. Allora riprendiamo la linea mentre si sta giocando a Merito Portosalvo, Bocale Soriano 2-0, vediamo i parziali per quanto riguarda la quinta giornata del campionato di eccellenza, sta per concludersi il primo tempo un po' su tutti i campi, Ardore Reggio Ravagnese 0-0, Bocale Soriano 2-0, Castrovilla di Praia Tortora 0-0, Isola Capo Rizzuto Paolana 0-2, Rende Brancaleone 0-1, Rossanese Gioiese 1-0, San Luca Cittanova 0-0, Palmese Vigor Lamezia 0-0. In promozione, girone B, Bovalinese Stilo Monasterace giocata ieri 1-0 finale, Caraffa Valgallico 1-1 giocata ieri finale, si stanno giocando Deliese Bianco 0-0, Gioiosa Ionica Guardavalle 1-0, Melicucco Africo 0-0, Propellaro Merito 0-0, San Nicola Chiaravalle Virtus Rosarno 0-0, Maida Capo Vaticano 0-0, a Castrovillari da Pinuccio Oliva per Castrovillari Praia Tortora, a te Pinuccio. Sì, qua a Castrovillari a Mimorente siamo al 27°, una partita abbastanza piacevole tra il Castrovillari e il Praia Tortora, sempre sullo 0-0, in questi 27 minuti che si è giocato si è visto un Castrovillari predominare cioè, tenere in mano il pallino della partita, ma le azioni che possiamo rilevare in questi 27 minuti sono state due azioni nette del Castrovillari che poteva andare in vantaggio e una buona risposta da parte del Praia Tortora che ha inventerito lo stesso il portierino del Castrovillari a Miracchi. Cioè, per adesso è tutti, siamo sempre sullo 0-0, qua a Castrovillari la partita è piacevole e ci risentiamo prossimamente. Grazie Pinuccio, 0-0 quindi tra Castrovillari e la formazione del Praia Tortora. Andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione alle 16.07. Eugenio Catalano, Rossanese, Gioiese, a te la linea. Minuto numero 33 allo Stefano Rizzo. Dicevamo poc'anzi nel primo collegamento, aspettavamo l'esplosione della gara e la gara è esplosa. Una Rossanese davvero sontuosa nei primi 30 minuti di gioco, con almeno 5 occasioni. Diciamo sprecate, ma anche la bravura del portiere Smith che in almeno 2 o 3 occasioni ha messo una pezza sugli errori difensivi e su le azioni attacco della Rossanese. Al minuto 15, minuto numero 15 era Crispino a riscaldare le mani del portiere per la prima parata direttamente sul calcio d'angolo e poi tra il 24esimo e il 32esimo lo possiamo dire è il riconosciuto show. Il numero 8 rosso blu prima imbucava di testa la difesa della Gioiese ferendo la palla
sopra la traversa, due minuti dopo su azione di calcio d'angolo del numero 11 Antonio Cristino interveniva con un piazzone destro del metteva la palla in rete per l'1-0 della Rossanese Maidoma, che negli ultimi 5 minuti ha confezionato almeno altre 3-4 palle gol, ma il portiere Smith, ripetiamo, è stato il migliore ed è fino a questo momento il migliore dei suoi. Per la Gioiese, per gli appassionati sportivi di Gioia Tauro, fino a questo momento poco o niente. Aspettiamo, come detto prima, altre azioni da parte dell'altra per una bellissima partita qui oggi pomeriggio. Allora Stefano Rizzo, a voi la linea. Grazie, grazie Eugenio Catalano. Quindi Rossanesi in vantaggio sulla Gioiese per 1-0. Andiamo ora a seguire le altre partite, vediamo se ci sono novità per quanto concerne sempre il campionato di eccellenza. Intanto sono riprese le partite nel campionato di Serie D. In Serie C, Pro Vercelli Clodiense 1-0, Legnago Gubbio 0-0, Feralpi Salò Caldiero Termine 0-0, Caldiero Terme 0-0, Benevento Latina 2-0, Vicenza Lumezzane 0-1, Pergolettese Trento 0-0. Siamo intorno al 50°. Andiamo ad Africo. Salvatore Giampaolo, San Luca Cittanova, a te la linea, Salvatore. Sì, 39° minuto ad Africo tra San Luca e Cittanovese, il risultato è fermo sullo 0-0, ma un minuto fa gol annullato al San Luca per un dubbio fuorigioco, colpo di testa di Silla, palla in rete, ma l'arbitro ha annullato. Bisogna segnalare che tra il 33° e il 34° il San Luca è andato per due volte vicinissimo al vantaggio, prima su calcio di punizione, grande intervento del portiere, e poi su tiro del limite dell'area, la palla ha lambito il palo alla destra del portiere. In campo solo una squadra in questi primi 40 minuti, comunque San Luca 0, Cittanovese 0. Grazie Salvatore, possiamo andare su altri campi, dalla regia ovviamente ora ci portano a Palmi. Rocco Trimboli, Palmese e Vigor Lamezia, a te la linea, Rocco. Sì. A Palmi è appena scontato il 35° risultato di 0-0 in una sfida equilibrata tra le due formazioni, quindi Palmese e Vigor Lamezia che si stanno sfidando con un bel gioco molto tecnico, giocato soprattutto a centrocampo, che non ha portato a un gran numero di conclusioni, due quelle da segnalare finora, una per parte, la più pericolosa a favore della Vigor ad opera di Spanò, che della tre quarti ha cercato un incrocio, mandato poi fuori da Marina. Adesso un calcio d'angolo per la Vigor, palla messa in mezzo, intercettata dal giocatore della Vigor, che però spedisce tra le mani del numero 1 Marino. Stavo dicendo, incontro che è sulla parità, sterili di conclusione oltre le due che vi ho elencato, però bello lo spettacolo e bella la cornice del pubblico, che quest'oggi è di oltre 1500 presenze tra ospiti e i tifosi locali, e quindi si aspettano i sviluppi di quella che è una gara giocata ad altissimi, che sicuramente non potrà essere così per tutti i 90 minuti, però adesso intanto un altro traversone in mezzo per la Vigor, che è pericolosa azione degli ospiti, che in questo momento stanno sfruttando un momento favorevole, quindi sono stati due calci d'angolo ripetuti, adesso questo cross che si sono avvicinato dalla parte dell'estremo difensore Marino, però la conclusione non è arrivata. Quindi 37° minuto di gioco, risultato tra Palmese e Vigor Lamezia di 0-0, a voi la linea. Grazie, grazie Rocco. Intanto sta vincendo il Brancaleone sul campo del Rende con la marcatura di D'Agostino, quindi Rende 0, Brancaleone 1. Andiamo a collegarci con Giovanni Palumbo, campionato di promozione Deliese Bianco, a te la linea Giovanni. Sì, qui siamo giunti al 43° di questo primo tempo, è sempre 0-0, non si contano le occasioni da rete per la squadra Amaranto, che fa grandissimi interventi del portiere Cotroneo, ricordiamo classe 75, e errori di misura non hanno permesso alla squadra di Amaranto di pervenire al vantaggio. Si gioca ovviamente ad una porta sola, ma intanto il pallone non è entrato, quindi quando sta per finire il primo tempo il risultato è imperato sullo 0-0. Vediamo diversi cambi che sono pronti per mister Gambi, sicuramente rinforzerà il reparto offensivo. Ricordiamo che la Riese sta giocando
in 11 contro 10 dal terzo minuto del primo tempo. 0-0 poi la linea. Grazie. Intanto, per quanto concerne il campionato di eccellenza, accorcia le distanze il Soriano sul campo del Bocale con Fioretti, Bocale 2, Soriano 1, e il Praia Tortora si porta in vantaggio a Castrovillari con Puoli. Quindi Castrovillari 0, Praia Tortora 1, e adesso ci arriva il gol del Soriano al 38esimo, Rodriguez, Bocale 2, Soriano 2, bellissima partita a merito Porto Salvo. Andiamo a Gioiosa Ionica, Pino Gagliano, Gioiosa Ionica, Guardavalle, a te la linea, Pino. Calcio di punizione battuto in questo momento, il pallone per Denaro, poi parte un cross a dire via, ma è lungo e la polanca vola tutta l'area di rigore per finire fuori dalla parte opposta. Si è svegliato Guardavalle, ha avuto un paio di occasioni, ma si è dovuto attendere 30 minuti per vedere concludere Messi, mandare il pallone fuori, e poi Guerfida farsi parare il pallone dal portiere Columbro. Nulla più di questo Guardavalle che momentaneamente è messo sotto dalla Gioiosa Ionica, che è portato in vantaggio con Eridia, lo ricordo. Attenzione adesso però il Guardavalle che attacca nuovamente con Retir, Guerfida, il pallone ancora per Retir, in area di rigore, tenta il dribbling, poi la conclusione deviata, c'è il tiro dalla bandiera in favore del Guardavalle. Perdo qualche secondo per assistere, se si d'accordo Antonio, a questo calcio della bandiera, un'occasione propizia per il Guardavalle, una delle rare perché in questi primi 45 minuti, soltanto un paio di confusioni neppure eclatanti alla volta dei pali della porta di Columbro, si porta alla battuta di Giorgida, c'è traffico in area di rigore, parte il tiro dalla bandiera, il colpo di testa da parte di Vargas a rinviare nulla di fatto in questa circostanza. Siamo a 44-20 nel primo tempo, Gioiosa 1, Guardavalle 0, studio. Grazie Pino, andiamo dunque ad aggiornarvi anche per quanto concerne la gara tra Americucco e Africo. Salvatore Barillaro, a te la linea. 44esimo, sempre 0-0 tra Melicucco ed Africo, nel periodo non collegato al 29esimo Boades per l'Africo pericoloso, ma il suo tiro di testa viene deviato dal difensore Mercuri in corner. Sempre l'Africo pericoloso al 38esimo, che da 20 metri ci prova Mollica, ma Papa Luca para in due tempi. L'arbitro ora ha segnalato un minuto di recupero, quindi Melicucco 0, Africo 0, a te la linea. Grazie. Intanto mi segnala in questo momento Antonio Ceravolo il vantaggio dell'ASD Siderno 1911, quindi si sblocca la strada cittadina con il vantaggio dell'ASD Siderno. Già che ci siamo, vi diamo anche i finali delle gare di ieri in prima categoria, tutti i gironi. Diamante Academy Acri 0-2, Geppino Neti Temesan 1-3, poi Luzzese Fuscaldo 3-2, poi nel girone B Real Cosenza Rocca di Neto è finita 1-2, nel girone C Promo Sport Mileto 0-1, Pizzo Real Fabriziese 0-1, nel girone D Catona Academy Ardore 4-0, San Gaetano Campese 0-1, Polistena Taurianova 4-0. Sta vincendo il Roccella in casa contro il Gallina per 1-0, così come il Siderno 1911 ha appena realizzato il gol. Andiamo da Ninni Chilà, Propellaro Merito, a te Ninni. Alla chiusura del primo tempo mancano due minuti e dobbiamo dire che il Pellaro è in vantaggio per 1-0 alla mezz'ora, Sapone in contropiede realizza il gol. E come dicevamo, la partita diciamo è bella perché continui i capovolgimenti di fronte, e poi al 40esimo c'era stata la possibilità del raddoppio, Mategano in modo incredibile ha sbagliato il 2-0. La linea. Grazie Ninni, gentilissimo, quindi vantaggio della Propellaro sul Merito per 1-0, e andiamo da Antonio Ceravolo, Siderno 1911, città di Siderno, stracittadina di prima categoria. Ci sono novità, Antonio? Antonio, mi senti? Antonio? Non riusciamo a sentire Antonio. Intanto Palumbo mi comunica il vantaggio della Deliese sul Bianco con Zampaglione, quindi Deliese 1, Bianco 0, e poi c'è il raddoppio della Rossanese sulla Gioiese con Buongiorno, Rossanese 2, Gioiese 0. Sono questi i parziali, vediamo se riusciamo ad avere Ceravolo, diversamente possiamo andare con gli spot brevi e poi eventualmente ripartiremo sempre da Siderno per la descrizione
di questo vantaggio della formazione, possiamo dire a sorpresa. Antonio Ceravola, a te la linea. Antonio. Ciao Tonino, salve. Allora ci aggiorni. Allora, si danno a 1911 in vantaggio, gol di Fernandez, venuto mentre la partita era, come ti dicevo prima, in fase di stallo, sempre lottata, centrocampo. Una piacevole partita, c'è stato un lampo, una respinta, un tapin di Fernandez che l'ha messo dentro. Poco prima è stata l'altra, la città di Siena, a divorarsi un gol, non ho capito bene con chi, sinceramente, che sono in una posizione scomoda, purtroppo devo controllare il pubblico e queste cose qua. Praticamente non ho capito se è stato Carabetta a divorare proprio a porta vuota, diciamo, a porta vuota. Beh, quindi il vantaggio del Siderno, a che minuto è arrivato, Antonio? E io, guarda, non ho il cronometro, mi dispiace, però penso che manca poco alla fine del primo tempo, intorno al 40°. Ah, ok, grazie, ci sentiremo più tardi. Quando al prossimo collegamento ti darò il minuto. Grazie, gentilissimo Antonio. Quindi vantaggio della formazione di casa, quella che sta giocando in casa praticamente, se così possiamo dire. ASD Siderno 1911 con Fernandez, quindi si porta in vantaggio sul Città di Siderno. Ora ci fermiamo qualche attimo con una breve spruzzatina di pubblicità per dare maggiore colore alla nostra trasmissione. Mi raccomando, non andate via, vi aspetto sempre lì per seguire i secondi tempi dai campi in questa quinta puntata di Domenica in Campo, appunto, su Telemia e sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Regia. Questo programma è presentato da Circo Stauto, Ecologia Oggi, Edil Merici, Abamed, Clima e Calore by Caracciolo, Stocco e Stocco, Mimmo Salerno, Sabatino Trasporti e Logistica, Ceramicasa di Giuseppe Calauti, Oppi Fruit, FM Ortopedia. Ovviamente un grazie particolare a tutti i nostri sponsor che hanno creduto anche quest'anno nella trasmissione sportiva di Telemia dedicata ai dilettanti. Ricordo domani sera tutti in campo in prima serata con le immagini e i commenti di questa domenica calcistica con la conduzione di Pino Gagliano e Stefano Muscatello. Allora, per quanto riguarda la Serie D, Akragas Scafatese 1-0, gol di Palazzolo, poi c'è Nissa Pompei 1-0, Rizzo per la Nissa, Castrum Favara che sta vincendo sul campo del Paternò per 1-0 con la Piana, Siracusa Regina 1-0 gol di Maggio sul rigore, Vibonese San Cataldese 2-0, Giunta e Terranova, ci dobbiamo correggere perché in realtà è la Nissa che sta vincendo sul Pompei e non viceversa, autore del gol Rizzo per i siciliani. Andiamo da Giuseppe Notarianni, Sambiase, Locri, a te la linea, Giuseppe. Sì, è iniziato da circa 9 minuti il secondo tempo, ancora 0-0 tra Sambiase e Locri, con gli ospiti e con i padroni di casa che però hanno messo mano alla panchina, come anticipavo prima, è stato il mister Morelli a cambiare prima le carte in tavola, infatti è un cambio molto offensivo perché ha inserito un altro attaccante, Ferraro, cacciando un centrocampista, quindi Tarella, è un inizio di secondo tempo un po' più pimpante rispetto ai primi 45 minuti, con un'occasione dalla parte dell'altro, subito dopo appena un minuto il Locri con il tiro di Levec da fuori area, gran risposta di Giuliani che si distende nell'angolino basso e concede solamente calcio d'angolo, risposta poi del Sambiase al minuto 6 con una confusione di Francesco Umbaca da fuori area di prima intenzione su sviluppi di rimessa laterale che però non ha inquadrato lo specchio, dunque ancora 0-0 fra Sambiase e Locri.
Grazie Giuseppe, gentilissimo. Partita che si sta giocando al Guido d'Ippolito di Lamezia Terme. Ora andiamo a seguire l'altro campo di Serie D. Dovrebbe esserci Paolo Scatà per Siracusa Regina. Eccolo qui, a te la linea, Paolo. Respinge a quadro, poi il lancio lungo di Manto, non trova compagni. Pressa adesso la formazione Amaranto, 21 minuti e 27 nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 per il Siracusa, con la rete messa a segno su rigore da Mimmo Maggio al 23esimo del primo tempo. Siracusa che ha operato già un cambio, Cagliano per Convitto, un cambio anche per la Regina. Appena un minuto fa è uscito il centravanti argentino Barranco, al suo posto Nino Ragusa. Questi sono i cambi finora effettuati dai due allenatori, Marco Turati per il Siracusa, Rosario Pergolizzi per la Regina. Allora possiamo riprendere la linea dallo studio con il Siracusa in vantaggio sulla Regina. Come ci diceva Paolo Scatà, c'è un colpo d'occhio davvero formidabile al Nicola De Simone di Siracusa, spalti molto gremiti per la formazione di Walter Zenga, che ha accettato di condurre gli Aretusei in questa esperienza, in questa avventura nel campionato di Serie D, e sarà davvero un torneo molto emozionante. Castrovillari, Praia Tortora 0-2, raddoppio del Praia con Carballo, quindi raddoppia la formazione del Praia Tortora al Mimmo Rende contro il Castrovillari. Andiamo da Riccardo Varacalli, ci comunicavi il finale di primo tempo, Riccardo. Ardore Reggio Ravagnese, a te la linea. Sì, confermo la fine del primo tempo 0-0. Si sta vedendo oggi una bella partita, veramente, tutte e due squadre che stanno giocando un calcio veramente bello. La Ravagnese è una bella squadra, molto quadrata in campo, i giocatori sanno cosa devono fare e l'ardore sta tamponando un pochino. Diciamo che azioni salienti non ci sono state, tiri in porta, sono stati molti calci d'angolo, però tiri in porta, diciamo che i portieri non è che sono stati impegnati più di tanto. Il pareggio per adesso è giusto, niente, adesso vediamo il secondo tempo come andrà a finire. Grazie okay. Riccardo Varacalli, andiamo dove, regia? Vediamo se riusciamo a collegarci con un altro stadio per ovviamente l'aggiornamento di risultato. Sono le 16:26, vi ricordo, sempre in diretta qui su Telemia, canale 76 del digitale terrestre, per la quinta puntata di Domenica in Campo. Domenico Geria, Bocale Soriano, a te la linea. Sì, eccoci, durante l'intervallo qui a Melito Porto Salvo, parziale di 3-2 al termine di un primo tempo che definire esaltante sarebbe riduttivo. Doppio vantaggio del Bocale nei primi 5 minuti con i gol di Romano e di Tomasi, poi la rimonta della parte del Soriano dopo che il Bocale ha avuto opportunità per segnare il terzo gol ancora con Tomasi, dalla parte opposta appunto lo stesso Soriano con una punizione di Fioretti aveva impensierito Druetto, e poi proprio Fioretti ha accorciato le distanze raccogliendo e deviando in spaccato un cross dal fondo. Poi 5 minuti più tardi al 38esimo sale in cielo Rodriguez su una punizione di Salvatore e segna il gol del 2-2. L'inizio della partita sembra passare in mano al Soriano, invece proprio al 42esimo i difensori di Giovinazzo confezionano un regalo per il Bocale, un retropassaggio mi è parso da parte di Baggini di testa, ha messo in grossa difficoltà Palumbo, che ha dovuto deviare il pallone con la punta delle dita, lo ha raccolto Zago che ha servito a supporto Tavano per il nuovo vantaggio del Bocale. Con questo parziale si è arrivati al riposo con il Bocale che opererà comunque un doppio cambio forzato nell'intervallo, dato che sulla successiva battuta da centrocampo da parte del Soriano c'è stato un tentativo di tiro in porta proprio dal cerchio di centrocampo da parte di Fioretti, il pallone ha superato la traversa, ma Druetto, il portiere, nel tentativo di intercettare l'eventuale pallone nello specchio, è caduto malamente sbattendo contro il supporto interno della porta e vediamo già chi là che si sta riscaldando per entrare al suo posto. Ovviamente sarà operato un secondo cambio, dato che chi là è 2005 mentre Druetto 2006, dunque sarà necessario che anche Palmieri o uno dei ragazzi 2007 nella panchina di mister Saviano entri in campo per la regola degli under. Primo tempo, come detto, davvero molto divertente, molto vivo, vedremo se la seconda frazione sarà allo stesso livello.
ma ve la racconteremo tra pochissimo. Grazie, grazie Domenico. Posso restituire la linea. Grazie Bocale Soriano, 3-2, intanto qui anche noi siamo andati nel pallone perché di fatti vi avevamo dato il risultato della Nissa in vantaggio sul Pompei, in realtà era come stavamo comunicando, e chiedo scusa anche per questo qui pro quo che spesso nelle redazioni avviene per difetto di comunicazione. Sta vincendo 2-0 il Pompei sul campo della Nissa, siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, quindi ovviamente chiediamo scusa per questa altalena di risultati che stiamo dando, questo è quello definitivo, quindi 2-0 del Pompei a Caltanissetta contro la Nissa alla fine del primo tempo. Andiamo da Pinuccio Oliva, Castrovillari, Praia Tortora, a te la linea Pinuccio. Morendo, la squadra torna negli spogliatoi perché è finito il primo tempo. Primo tempo che il Praia Tortora ha portato per 2-0 su Castrovillari. Partita molto avvelenante con un Castrovillari che sta cercando in tutti i modi di fare la partita, ma in effetti chi è stata abbastanza chi è stata conclusiva è stata il Praia Tortora, che con due belle azioni, la prima in contropiede è riuscito a portarsi in vantaggio sull'1-0 sull'1-0 e poi addirittura è riuscito a raddoppiare sempre su un rovesciamento di fronte. La partita ovviamente si sta conducendo qua a senso unico, come si è abituato il Castrovillari fino adesso, che sta cercando di in tutti i costi di raddrizzare questa partita che purtroppo è andata male, perché il Praia è molto più squadra, molto più compatta, e è riuscita in questi 45 minuti addirittura a fare due gol, mentre il Castrovillari ripeto è arrivato spesso, molto spesso davanti al portiere, ma non le azioni del Castrovillari vanno a infrangersi sul portiere oppure addirittura non riescono nemmeno a prendere lo specchio della porta. La partita adesso si aspetta il secondo tempo, con qualcosa dovrà fare il mister del Castrovillari per riagguantare questa partita che a quanto sembra gli è sfuggita di mano nel primo tempo. Okay, grazie, grazie Pinuccio, gentilissimo. Quindi Castrovillari 0, Praia Tortora 2. Andiamo da Eugenio Catalano, Rossanese Gioiese, a te la linea Eugenio. Squadre rientrate in questo momento dalla pausa dei primi 45 minuti, Gioiese in questo momento schierato dalla parte destra del campo e Rossanese dalla parte sinistra in tenuta bianca, la Rossanese e la Gioiese in completo totale viola. Rossanese che ha finito la prima frazione di gioco, come avevamo detto poc'anzi, ancora in crescendo, infatti al 45esimo minuto del primo tempo Giacomo Bongiorno ha raccolto un tapin di Pisani e ha depositato in diagonale dalla sinistra del portiere Smith il 2-0, che è andato a sancire in pratica il predominio dei rossoblù nella prima stazione di gioco. In questo momento non ci sono sostituzioni né da parte di Aloisi né da parte di mister Dal Torrione. Si sta aspettando l'inizio dei secondi 45 minuti di gioco. L'arbitro della sezione di Ercolano, il signor Ciro Riglia, in questo momento fischia e parte i secondi 45 minuti tra Rossanese e Gioiese. Ricordiamo il risultato: 2-0 per i rossoblù di casa, in virtù della rete di Marco Riconosciuto al 24esimo del primo tempo e Giacomo Bongiorno al 45esimo. A voi la linea studio. Grazie, grazie Eugenio. Intanto a Siracusa siamo al 75esimo, Siracusa 1 Regina 0. Andiamo da Salvatore Giampaolo, San Luca Cittanova, ad Africo, a te la linea Salvatore. Sì, ad Africo siamo giunti al secondo minuto della ripresa, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Ricordiamo tre nitide palle gol nel primo tempo a favore del San Luca, più un gol annullato per fuorigioco a Silla. Secondo minuto 0-0. Grazie. Quindi partita che è iniziata da circa due minuti tra San Luca e Cittanova, partita che vi ricordo si sta giocando ad Africo. Fino a venerdì mattina non si conosceva
lo stadio disponibile per dare modo al San Luca di poter giocare questa sfida in casa. Per problemi burocratici, come ci diceva Salvatore Giampaolo, la squadra è costretta a giocare momentaneamente, in attesa del rilascio delle autorizzazioni, su campi neutri, possiamo dire. Andiamo, regia, dove? Vediamo dove ci porta la nostra regia. A Palmi, da Rocco Trimboli, palmese Vigor Lamezia. A te la linea, Rocco. Sì, siamo nella pausa tra Palmese e Vigor. Risultato a reti inviolate alla fine dei primi 45 minuti. Bello l'incontro tra le due formazioni, che hanno regalato tanto spettacolo. Però è stata una partita che non ha portato al quanto sperato, perché belle le costruzioni di gioco da ambo i lati. La Vigor forse ha fatto un pochino di gioco in più, o meglio in modo più fluido, rispetto ad una Palmese che poi in realtà ha avuto l'occasione migliore nel finale di gara con Molvagdar, che di testa al 45esimo è riuscito ad intaccare un pallone da sui sviluppi di calcio d'angolo. Quella è stata l'azione più pericolosa dei Neroverdi, che nonostante avevano forse subito qualcosa in più dal proprio avversario, avevano avuto l'occasione per il colpaccio che però non è stato concretizzato. Quindi c'erano state le due occasioni in precedenza per la Palmese e per la Vigor. Più pericolosa era stata la Vigor con Nico Spanò, ex gioiese, che sta giocando quest'oggi una sorta di derby virtuale, ex giocatore viola, quindi gioiese doc, che qui a Palmi sicuramente vorrà fare bellissime figure quest'oggi con la maglia della Vigor. Però come dicevo prima, ancora il risultato è rimasto inviolato tra le due formazioni. Quindi vi ridò la linea attendendo la seconda parte di questo match con Palmese e Vigor Lamezia, che stanno sullo 0-0. Grazie Rocco. Quindi 0-0 tra Palmese e Vigor Lamezia. Vediamo se ci sono novità per quanto riguarda la sfida tra la Paolana e l'Isola Caporizzuto, o meglio Isola Caporizzuto Paolana 1-2, e quindi accorcia le distanze l'Isola Caporizzuto con Inzerauto, quindi sempre il vantaggio della Paolana, ma cambia il risultato 1-2. Andiamo da Domenico Paone, Atletico Maida, Capo Vaticano. A te la linea, Domenico. Sì, buon pomeriggio. Succede tutto negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Terna arbitrale disastrosa, annulla due gol al Maida praticamente validissimi. Succede rissa in campo, viene espulso Davide Grande per prospetto un colpo di gomito ad un giocatore. Non si è capito bene la dinamica, però due gol annullati all'Atletico Maida in 10 minuti per due fuorigiochi inesistenti, giocatori che partivano molto dietro la linea del fuorigioco, per cui ha scatenato un casino all'interno del rettangolo del gioco. Risultato sempre 0-0, sì. 0-0, sì, però Maida sta in 10 per l'espulsione di Davide Romagnolo, sì, proprio nella diciamo rissa che è scaturita dopo il secondo gol annullato all'Atletico Maida. È iniziato appena il secondo tempo, ricordo il risultato, Maida 0, Capo Vaticano 0. Grazie. Intanto la regina ha colpito un palo in questo momento a portiere battuto, sta ancora giocando la formazione calabrese. Peccato, perché aveva avuto una grossa occasione per pervenire al pareggio, ma è stato il palo a negare la gioia del gol agli ospiti. Andiamo da Giovanni Palumbo, dell'Iese Bianco. A te la linea, Giovanni. Sì, qui siamo al quinto minuto della ripresa e la Iese si trova in vantaggio nell'ultimo minuto del primo tempo, l'ultimo minuto di recupero, al 47esimo. Splendida ancora azione di Versace, che dalla destra mette al centro, si avventa angolo di testa che batte un grande quadroneo. Secondo tempo che non cambia il crescendo della partita, di essere sempre in attacco. Grandissima occasione per Versace, che dal limite staglia un prendente e ancora quadroneo devia in calcio d'angolo.
siamo giunti al sesto minuto in questo istante, Cagliese 1, Bianco 0. Grazie, intanto ci segnalano il vantaggio dell'Ocri sul campo del Sambiase con un gol meraviglioso di Levecque su calcio di punizione, quindi l'Ocri in vantaggio a Sambiase. Se la regia può collegarsi con Giuseppe Notariani, così avremo la conferma di questa marcatura importantissima per la formazione di Ciccio Cozza. Andiamo subito però da Pino Gagliano, Gioiosa Ionica, Guardavalle, a te Pino. Ma sì, è un bicchietto, perché ogni volta che mi entra la linea segna il Gioiosa. In questo momento il Gioiosa si porta sul 2-0, l'ottimo servizio di Moris che sta giocando un ottimo secondo tempo, no che abbia fatto male nel primo, però insomma un po' in ombra, e invece in questo secondo tempo, in questi primi 10 minuti, veramente protagonista, protagonista assoluto anche alle conclusioni, perché un po' di volte si è provato anche, si è messo da solo, ci ha provato da solo, e adesso è servito brillantemente in piena area di rigore il numero 9 Vargas, che è stato l'autore, ricordate, nel primo tempo di un servizio delizioso per Heredia che ha messo nella spazio, adesso ha fatto tutto Vargas dopo il servizio appunto di Morris, e ha trafitto il portiere in uscita con un piattone alla destra, e porterà attenzione anche Piuma, ed è costretto ai straordinari il portiere, perché però è fuori dal rigore, ancora in gioco con Barca, autore della seconda marcatura, la conclusione uguale a quella del gol, questa volta però la definisce in sul fondo 2-3 metri al di là, del fallo sinistro della porta di Scuteri. Pertanto Gioiosa pericoloso, che continua a essere pericoloso anche dopo aver fatto la seconda segnatura. Quindi alla nono minuto Vargas ha portato su 2-0 i colori bianco-rossi a Gioiosa Ionica, quindi squadra di casa in vantaggio per 0-0, minuto di gioco, adesso è l'undicesimo a Antonio. Grazie Pino, gentilissimo, quindi raddoppio del Gioiosa Ionica in casa contro il Guardavalle. Vediamo se riusciamo a collegarci con Giuseppe Notariani, eccolo qui, Sambiase Locri, a te Giuseppe. Sì, è cambiato il risultato più al di solito, perché forse nel momento migliore del Sambiase è il Locri a trovare il gol del vantaggio, calcio di punizione perfetto del numero 10 Levecque, una punizione per la quale il Sambiase ha protestato parecchio, anche qui dalla tribuna sembrava avesse preso chiaramente il pallone Piri, calcio di punizione battuto dal numero 10 ospite all'incrocio, Giuliano non può nulla. C'è da sottolineare però come il Sambiase al pochi minuti prima, al 14esimo, ha avuto l'occasione per trovare il gol del vantaggio con Ferrando, però è stato proprio il portiere, involato davanti alla porta, non è riuscito a segnare. Dunque, Sambiase 0, Locri 1. Grazie, grazie Giuseppe Notariani, quindi confermiamo questo gol di Levecque e dell'Ocri su punizione, Sambiase 0, Locri 1. Ci segnala anche Salvatore Barillaro il vantaggio dell'Africo sul campo del Medicucco con, un attimo che vi do anche il marcatore, con Sanchez su calcio di rigore, quindi Medicucco 0, Africo 1. Andiamo ora a continuare con i collegamenti dei campi, intanto a Siracusa, siamo all'84esimo, Siracusa 1, Regina 0. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, ve li aggiorno. La Scafatese sta perdendo ad Agrigento contro l'Acragas, 1-0, si accorcia quindi la classifica. Pompei sempre in vantaggio per 2-0, Sambiase Locri 0-1, Siracusa Regina 1-0, Vibonese San Cataldese 2-0, Licata e Gia Virtus 1-1, Cireale Sant'Agata 0-0, Paternò Castrum Favara 0-1, Enna Ragusa iniziata alle 16 e 0-0. Al termine di questo aggiornamento, regia, possiamo andare con brevi spot pubblicitari, ma prima andiamo da Ninni Chilà, Propellaro Merito, a te Ninni. Sì, 6 minuti della ripresa, sempre 1-0 per la squadra di casa, ma purtroppo per la squadra di casa la fine quasi della partita è in 10 uomini, perché è stato espulso Sapone per, sicuramente per un fallo di reazione che ha visto l'arbitro, e quindi la squadra di casa si trova in 10 e adesso c'è il secondo tempo, praticamente si gioca nella metà campo della Propellaro, quindi 11 contro 10, però ancora il risultato è 1-0 a favore della Propellaro. Grazie, grazie Ninni, gentilissimo. Propellaro Merito 1-0. Prima categoria, Siderno 1911, città di Siderno, Antonio Ceravolo. Allora Tonino, è iniziata da 6 minuti azione gol ancora una volta divorata dalla città di Siderno, e niente più, è il solito poi partita combattuta,
Finora tutto, tutto tranquillo fino ad ora, Antonio, sì? Sì, tutto tranquillo. Giusto tutto per tranquillo. Capire, magari se c'è stato qualche ammonizione, qualche, diciamo... No, un'ammonizione al primo tempo per un giocatore della SD 1911. Bene così. Allora, grazie Antonio, gentilissimo. Quindi vantaggio sempre del Siderno 1911 sul Città di Siderno per una rete a 0, 16:43. Vediamo se dalla regia ci propongono gli spot pubblicitari, quelli lunghi. Andiamo con quelli lunghi e poi ritorneremo con i collegamenti dei campi qui su Telemia o sulle frequenze di Radio Siderno per chi ci sta seguendo in questo momento via radio. Regia. Pubblicità. Progetta, costruisce, arreda. Grazie ad Edil Merici tutto è più facile. Lasciati sorprendere anche tu come sogni Luca. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia. Edil Merici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio. :47, nuovamente in diretta su Telemia, canale 76 del Digitale Terrestre, sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa, Siracusa. Siamo al 90esimo con il Siracusa sempre in vantaggio per 1-0 sulla Regina. Regina che qualche minuto fa ha avuto una ottima occasione per cercare di raddrizzare il match, ma la sfortuna ha voluto che il pallone calciato dall'attaccante Amaranto, stanno giocando con la maglia bianca a dire la verità, a pochi metri dalla porta andasse a incocciare la base del palo, quindi precludendo la gioia del gol con il Siracusa che si mantiene sempre in vantaggio per 1-0. In questo momento palla che ristagna in area di rigore, andiamo da Paolo Scatà. Lancio in avanti con l'uscita del portiere Iovino,
è andato via il primo dei sei minuti di recupero di questo Siracusa Regina 1-0 per gli azzurri. Roberto, dicevi? Sì, dico che in questa fase di gara e soprattutto nell'arco della partita, secondo me i giocatori che si sono elevati innanzitutto nell'economia della gara sono stati il portiere Iovino e Sus, veramente sono stati bravi, nulla da togliere agli altri, ma questi due hanno dato un supporto di esperienza e di importanza di natura d'arte della squadra, quindi stanno facendo, diciamo, muovere anche poco gli attaccanti avversari, tranne solamente in un'occasione. Allora riprendiamo la linea dallo studio, mancano 5 minuti a Siracusa, vediamo se riusciamo a collegarci con gli altri campi, in particolare con San Biase, con il Dipolito di Lamezia per San Biase Locri, ma prima andiamo ad Ardore, Riccardo Varacalli, Ardore Reggio Ravagnese, a te la linea, Riccardo. Sì, il secondo tempo è iniziato da 14 minuti, all'Ardore sembra un'altra squadra. Diciamo che stiamo giocando proprio nella tre quarti della Ravagnese e l'Ardore sta proprio come quando ha messo il turbo e sta prestando sotto l'aria la Ravagnese, però la Ravagnese, come ti ho detto prima, è una bella squadra e sta risolvendo al 100% i compiti che gli ha dato il loro mister. Benissimo, allora grazie Riccardo, gentilissimo, quindi possiamo per il momento chiudere il collegamento con Ardore, 0-0 tra Ardore e Reggio Ravagnese, vediamo, c'è il 3-0 della Rossanese sulla Gioiese con Pisani, quindi Rossanese 3, Gioiese 0, partita ormai possiamo dire quasi messa in ghiacciaia per la formazione di casa, che sta facendo valere il fattore campo. Andiamo da Domenico Geria, Bocale Soriano, a te la linea, Domenico. Con calma all'indietro verso Arribigliaga, retropassaggio a cercare Druetto, deve inseguire il pallone il portiere del Bocale. Siamo entrati nel 60° minuto di gioco, il 15° della ripresa, sempre 3-2, risultato del primo tempo, ritmi medio-alti anche in questo inizio secondo tempo, comincia un pochino la stanchezza da sfiorare in alcuni elementi, ma non sono mancate le giocate interessanti, poco fa la parata di Palumbo abbastanza precaria e poco non costava cara al Soriano, che ha rischiato di subire il 4-2. Intanto arriva il primo cambio nel Soriano con Davide Mari, questa è la prima mossa da parte di mister Giovinazzo, maglia numero 18, esce dalla parte opposta il numero 7 Daniel Scuticchio, questo dunque il primo cambio del match per la formazione ospite, che deve rimontare il gol di svantaggio. Nel primo tempo è riuscito in 5 minuti ad annullare il doppio svantaggio dell'avvio di gara, poi però è arrivato il 3-2 del Bocale, che per ora è il risultato che sta maturando qui a Melito, ma c'è ancora tanto da giocare. Grazie Domenico, Bocale 3, Soriano 2, riprendiamo la linea, intanto Pino Gagliano ci comunica il 4-1 del Gioiosa Ionica sul Guardavalle, tra poco ci collegheremo con lui per la descrizione analitica di queste marcature che di fatto regalano questa vittoria importantissima per il Gioiosa Ionica in casa contro il Guardavalle, come dicevamo. Andiamo ora a seguire Castrovillari Praia Tortora con Pinuccio Oliva. Pinuccio. Sì, qua al Mimorente di Castrovillari siamo all'ottavo del secondo tempo che è iniziato con un cambio da parte del Castrovillari, addirittura con tre cambi di Castrovillari, compreso il portiere. Adesso il Castrovillari in avanti, ma niente, si imbrange tutto sul portiere del Praia Tortora, il Castrovillari che è sceso con con tutta quanta la sua forza offensiva per poter guardare questo risultato, ma sicuramente il Praia tiene bene il campo e la partita continua nello stesso verso del primo tempo con un Castrovillari, adesso ancora una volta in avanti il Castrovillari, ma un Castrovillari che arriva molto facilmente nell'area piccola della Praia, ma fino adesso non è riuscita ad invenzierire il portiere del Praia. Adesso il Castrovillari batte un calcio d'angolo, finiamo il numero 8 del Castrovillari che si presta a battere, tutti i giocatori del Castrovillari sono nell'area del Praia, il pallone entra ma niente da fare e la difesa del il Praia passa tutto, niente da fare, sempre quando siamo al nono del secondo tempo
qua a Castrovillari è sempre il Praia Torto in vantaggio per 2-0 sul Castrovillari. Grazie, intanto registriamo, grazie Pinuccio, intanto registriamo il vantaggio della Vigor Lamezia a Palmi sulla Palmese con Curcio direttamente sul calcio di punizione, quindi Palmese 0, Vigor Lamezia 1. Andiamo da Eugenio Catalano, Rossanese e Gioiese, a terra linea Eugenio. Allora, i primi 20 minuti della ripresa parlano ancora rosso-blu. La squadra di mister Luca Aloisi quest'oggi è davvero un rullo compressore. Bellissima vederla giocare da ambo le parti, da destra a sinistra, cambi gioco, esterni, inserimenti dei centrocampisti. Davvero, oggi la partita forse più bella della stagione. Fino a questo momento era insomma il terzo gol della Rossanese al 16° della ripresa su un calcio di punizione di Cristino, la pizzicata di Barbieri e come un falco è intervenuto Marco Pisani e di sinistro ha trafitto per l'ennesima volta il portiere Smith. Due cambi, uno per parte per la Gioiese al primo minuto, è uscito della ripresa, è uscito il numero 26 Luca per infortunio, è entrato il numero 10 Fayet. Per la Rossanese invece un cambio tra Under, è uscito il numero 4 Falco e al suo posto è entrato il numero 19 Nigro. Nulla da aggiungere fino a questo momento se non un calcio d'angolo, l'ennesimo, il numero 9 della partita per la Rossanese, ancora Crispino. Prima di dare la linea allo studio lo seguiamo in diretta dall'out destro della porta, parte il fendente di Cristino, c'è il colpo di testa di Marco Pisani, c'è un batti e ribatti in aria, ancora Pisani e poi palla ribattuta dal capitano della Gioiese Oliveira e quindi nulla di fatto, si resta sul 3-0. A voi la linea. Grazie, allora regia, andiamo solo sui campi di Serie D. Per chiudere diciamo questa giornata, poi andremo dopo una brevissima pausa pubblicitaria a seguire i finali di Eccellenza e Promozione. Vediamo se è finale San Biase Locri, Giuseppe Notarianni. Ancora non è il finale perché siamo al 41esimo, quindi mancano 4 minuti più il recupero. Ancora 0-1 per il Locri in virtù del gol su punizione di Levecca al 21esimo. A dire la verità, un San Biase che sta cercando il pareggio, però sono andati più posti vicino al raddoppio di ospite che i padroni di casa al pareggio, in particolare con due super chance, una pochi minuti fa con di Aprile che quasi a botta sicura è stato ammonito da un suo compagno di squadra quasi sulla linea. Dunque adesso c'è un calcio punizione da San Biase che troviamo in diretta con Moon sul secondo palo che però non riesce a prendere il pallone, quindi finisce rimessa laterale. Il San Biase che sta facendo di tutto per cercare di pareggiare questa sfida, infatti mister Morelli ha anche optato per un triplo cambio importante perché è uscito il portiere Giuliani, Di Veron e Umba calzo al loro posto dentro Crisenti, Cataldi e Costa, e poi 5 minuti fa è anche uscito il terzino destro Perri in cambio di un esterno d'attacco che è Costanzo. Dunque vedremo se il San Biase riuscirà a trovare le forze per il pareggio oppure il Locri riuscirà a portare un'importante vittoria a casa. Dunque San Biase 0, Locri 1. Grazie a Giuseppe Notarianni. Intanto è finale a Siracusa con i padroni di casa che hanno battuto la Regina per 1-0. Commento finale affidato a Paolo Scatà. A te la linea, Paolo. Che forse magari ci hanno creduto soltanto nel finale di gara quando con Nino Ragusa hanno colpito il palo e lì Iovino era battuto sul cross di Urso, il colpo di testa di Rajkovic che ha fatto da sponda per il tiro dello scorpione di Nino Ragusa che è andato a stamparsi contro il palo e la Regina ha sfiorato il pareggio proprio nel finale di gara che Siracusa poi l'ha legittimato con altri tentativi e quindi il risultato probabilmente possiamo dire anche giusto con il Siracusa che piega la formazione Amaranto di Rosario Pergolizzi per 1-0 grazie alla rete messa a segna da Mimmo Maggio al 23° minuto del primo tempo su calcio di rigore. Ok, possiamo chiudere quindi il collegamento con Siracusa con Paolo Scatà. Siracusa batte Regina 1-0, tempi grami per Pergolizzi, mister della Regina, che poteva forse giocare meglio questa sfida, non l'allenatore, chiaramente i calciatori. Fatto sta che è arrivata questa sconfitta. Intanto la Scafatese è riuscita a pareggiare sul campo dell'Acragas, quindi ritorna nuovamente al comando della classifica. La Vibonese sta vincendo per 2-0 contro la San Cataldese. Andiamo ora in pausa pubblicitaria breve
e poi ritorneremo con i collegamenti dei campi, sempre qui in diretta su Telemia. Linea che passa alla regia. Questo programma è presentato da Circo Stauto, Ecologia Oggi, Edil Merici, Abamed, Clima e Calore by Caracciolo, Stocco e Stocco, Mimmo Salerno, Sabatino Trasporti e Logistica, Ceramicasa di Giuseppe Calauti, Oppi Fruit, FM Ortopedia. Rieccoci nuovamente in diretta, raddoppia la Deliese contro il Bianco con Foti, quindi Deliese 2, Bianco 0. Andiamo a Palmi, Rocco Trimboli, Palmese Vigor Lamezia, a te la linea. Sì, a Palmi a Lopesti cambia il risultato, o meglio è cambiato 10 minuti fa, siamo al 20° della ripresa e dal 10° è passato in vantaggio la Vigor con Curcio che da calcio di punizione va a portare in vantaggio la squadra ospite sull'episodio, la punizione calciata dai 25 metri, tiro diretto in porta sul primo palo, molte le responsabilità del numero uno Marino della Palmese che ad un metro dal palo è stato insicuro sull'intervento, quindi smanacciando un pallone che si è imbucato in rete, quindi colpo psicologico per i neoverdi che dopo il gol subito provano a sterciare l'andamento della gara, quindi il tecnico Zito fa una tripla sostituzione mettendo Militano al posto di Gioia, Briganti al posto di Romano e Napolitano al posto di La Vecchia. Quindi vediamo adesso in questi ultimi 25 minuti di gioco se ci sarà l'opportunità per la Palmese di riagguantare quantomeno il risultato di parità che fino al momento era il risultato più giusto vista l'eguaglianza tra le due squadre per lo spettacolo offerto in campo, oppure sarà la Vigor a conquistare questi tre punti. Quindi quando siamo al 25° minuto di questo secondo tempo, risultato Palmese 0, Vigor 1, a voi la linea. Grazie a Rocco Trimboli, quindi Vigor l'ha messa in vantaggio sul campo della Palmese. Andiamo in promozione, Domenico Paone, Atletico Maida, Capo Vaticano, a te la linea. Sì, buon pomeriggio, cambia il risultato a riga, Maida 1, Capo Vaticano 0, prestazione sontuosa del Maida che in 10 sta letteralmente dominando la partita. Due occasioni nitide prima del gol che è avvenuto intorno al 25° del secondo tempo per opera di Torchia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ribadisco il risultato, Maida ancora in avanti, c'è grande occasione del Maida solo davanti il portiere, Gullo si dimora, un gol già fatto. Maida che sta giocando in 10 ma praticamente sta dominando il secondo tempo, sta giocando veramente sul velluto, ripeto il risultato, Maida 1, Capo Vaticano 0, poi... Grazie Domenico Paone, quindi Atletico Maida in vantaggio. Andiamo ora da Giovanni Palumbo, Deliese Bianco, a te la linea, Giovanni. Sì, qui siamo arrivati al 75° e la Deliese alla fine ha sfondato definitivamente la porta del Bianco. Il 75° è giunto il raddoppio per merito di Foti e al 71° è arrivata la terza rete di testa da parte del bomber Angulo. Quindi girando di cambio da segnalare l'ingresso 10 minuti fa del nuovo arrivo in casa Amaranto Belletri,
partita che l'Ariese ha dominato il lungo e il largo, ricordiamo che il bianco ovviamente ha giocato tutta la partita praticamente in 10 uomini, l'Ariese 3 bianco 0 quando manca un quarto d'ora alla fine. Grazie, grazie Giovanni, gentilissimo. Quindi dell'Iese 3, bianco 0. Andiamo da Pino Gagliano. Pino, Gioiosa Ionica, Guardavalle, a te la linea. Sì, siamo sul 4-1 ed è un secondo tempo spettacolare con tantissima opzione da rete. Anche il Guardavalle in questa circostanza, cioè, secondo fa praticamente ha avuto un'altra occasione, la formazione di mister Albanese con la conclusione di D'Amico, poi la deviazione del portiere sulla respinta ha mandato gli Ortida alto sulla traversa. Ora il Gioiosa non c'è un attimo di tregua in questo secondo tempo, quantunque sul quadro insomma parla chiaramente nettamente a favore della Gioiosa Ionica. Quattro marcature e noi eravamo rimasti sull'1-0 praticamente, poi è stato il raddoppio sul 2-0. Vi ho raccontato in cronaca quasi diretta il gol di Vargas, il servizio delizioso di Morris al nono, poi lo stesso Morris si è fatto servire da Denaro ed è andato in rete con un piattone che si è insaccato alla sinistra del portiere ospite. Noi diamo sempre sguardi sul campo perché, ripeto, la partita si sta giocando a ritmi elevatissimi, quantunque il risultato sia importante per la formazione di casa. Adesso il Guardavalle con D'Amico, parte il cross di Ortida che attraversa tutta l'area di porta per finire fuori dalla parte opposta alla sinistra del portiere Columbro. Poi un eurogol di Nesci al 13esimo, il 3-1, con un gol dai 25 metri, praticamente si è insaccato nella sette destra della porta di Columbro, non ci poteva assolutamente arrivare l'estremo difensore di mister Lodozzo. E poi la quarta segnatura è arrivata ad opera di Vargas con una rovesciata spettacolare. E il servizio di Coluccio, la bella forbice all'altezza del dischetto della rigore con il pallone nella sette sinistra. Una gran bella partita Gioiosa Ionica, ricordo ci sono circa 300 spettatori, un buon numero di spettatori, favoriti ovviamente dalle condizioni climatiche favorevoli, ed è aumentato nel corso di questo secondo tempo addirittura. Si gioca adesso con il Guardavalle in attacco, non demorde la formazione della Valencia, cerca di accorciare le distanze e in questo momento sfuma l'occasione di Chiera. Riparte Albanese, ancora qualche secondo per capire un po' cosa accade in questa ennesima occasione offensiva per i colori biancorossi, con Denaro che serve Morris, Bottiglieri, parte il cross, niente, la palla finisce fuori dalla parte opposta, addirittura finisce in fallo laterale. Pertanto a Gioiosa Ionica, 36 di gioco in questa seconda parte, Gioiosa 4, Guardavalle 1, a te Antonio. Grazie, grazie Pino. Intanto ci sono delle novità per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Fioretti ancora per il Soriano, Bocale Soriano 3-3, andiamo da Ninni Chilabro, Pellaro Merito, a te Ninni. Sì, siamo al 26esimo del secondo tempo, risultato cambiato un po' di volte, comunque è cambiato e adesso siamo sul 2-2. Praticamente dopo aver all'inizio del secondo tempo abbiamo visto il Merito che cercava il gol e l'ha trovato al 13esimo con Martinez. Nemmeno un minuto dopo, al 14esimo, Morabito sigla il 3-2. Al 18esimo, grandissimo gol di Contreras per il Merito. Quindi siamo sul pari. Benissimo. In questo poi è stato ammonito Tripodi per il Merito e il Pellaro ha avuto due punizioni, uno con la Costa e l'altro due minuti dopo, cioè al 22esimo, che ha preso il palo con Camps. Bene, grazie Ninni, ci sentiremo più tardi. Andiamo subito a raccogliere il finale per quanto riguarda la sfida tra Sambiase e Locri, vediamo chi c'è in collegamento con noi, se c'è Muscatello. Sì, a te la linea Stefano. Sì, buonasera, Stefano Muscatello dallo stadio Guido di Ippolito di Lamezia Terme, finale Sambiase Locri
0-1 trionfa il Locri di Ciccio Costa, che la sblocca al 21esimo del secondo tempo con una prodezza su punizione di Alessio Lebecchio, che ha tolto le ragnatele dal palo praticamente difeso da Giuliani. Un Locri corsaro che ha giocato una partita ben organizzata, gli ammoniti solo Muñoz, Daniel da parte del Zagliato, e poi Giordano e Lebecchio proprio per il Locri. Sono stati effettuati in tutto 7 cambi nel corso della gara, 5 da parte del San Biagio e 2 da parte del Locri. 7 angoli per il San Biagio e 5 per il Locri. Il finale da San Biagio e San Biagio 0, Locri 1, gol di Lebecchio per questo derby di Calabria della terza giornata. Un Locri che inverte la tendenza, che aveva segnato in questo periodo solo punti, anzi non aveva raccolto punti e solo trend negativo, spezza la maledizione, 9 punti in classifica per il Locri che spugna il video del polito di Lamezia Terme. Grazie Stefano, abbiamo avuto qualche problema di collegamento con Giuseppe Notariani, che ringraziamo e salutiamo comunque, ma non evidentemente riusciva a collegarsi con noi. Abbiamo interpellato l'addetto stampa del Locri, Stefano Muscatello, che ci ha appunto rendicontato questo match vittorioso del Locri sul campo del San Biase. Andiamo da Antonio Ceravolo, vediamo il risultato della stracittadina tra Siderno 1911 e Città di Siderno. Antonio. Sempre, salve Tonino, sempre 1-0. Da segnalare 2 occasioni da gol, una per parte, sempre di testa in aria, una, ecco, aspetta che c'è stata un'occasione per la Città di Siderno, colpi di testa parata dal portiere. Allora, dicevo, sempre 2 colpi di testa, una per parte, più pericoloso sempre Fernandez per il Siderno, che si è deviolato un gol. Negli ultimi minuti, diciamo, una supremazia della Città di Siderno, che sta tentando di recuperare il risultato, ma diciamo un attacco sterile. Ok, Antonio, ci sentiremo più tardi. Allora sono le 17:10, quindi tra un quarto d'ora circa dovremo avere anche il finale di questa stracittadina. Intanto registriamo il raddoppio della Vigor con Spanò sul campo della Palmese. C'è il vantaggio ovviamente sempre del Maida sul Capo Vaticano per 1-0. Andiamo ad Ardore da Riccardo Baracalli. Ardore Reggio Ravagnese, a te la linea, Riccardo. Sì, siamo arrivati al 35esimo, il risultato non cambia, 0-0, niente, fasi salienti, diciamo, di azioni, tiri in porta non ci sono stati, però non ci sono stati perché tutte e due le difese sono state brave. Niente, per adesso si sta giocando alle tre quarti di campo, un pochino si sono allungate le squadre, niente, poi c'è una punizione in favore della Regione Ragnese a tre quarti. Tutti che aspettano in aria a vedere questa altra versione, vediamo se vuoi lo accompagniamo con. Certo, sì, seguiamo. Come andiamo in diretta. Niente. Boh. Sollevazione che si stanno creando in questa partita, però tutto sommato il tiro in porta poi non arriva mai. E comunque possiamo dire che l'Ardore, quando manca un quarto d'ora, ha tenuto testa alla capolista senza problemi particolari, possiamo dire, sino al momento. Sì, perché al momento non è che si è vista questa grande diversità, e anche tanto di rispetto per il Ravagnese, perché è una bella squadra, è una buona squadra, messa in campo bene, e guardi, penso che è una delle pretendenti per il titolo finale. Assolutamente, non ha nascosto queste sue ambizioni e quindi parte con i favori del pronostico. Grazie Riccardo, ci sentiremo più tardi. Sì. Ardore Reggio Ravagnese 0-0, a merito Domenico Geria, questo pirotecnico. Bocale Soriano, a te la linea. Attacca e Soriano, questo calcio di punizione dal fronte di destra, ancora Salvador sul pallone, sono salite tutte le torri, il risultato è in equilibrio quando mancano ormai 9 minuti, poco più di 9 minuti al 90esimo, 3-3 dopo il pareggio di Fioretti. Le proteste del Bocale per il rimpallo, forse con un braccio di Staropoli, il tiro di Staropoli, il respinto da Druetto, e Fioretti era lì da bomber vero, ha siglato il 3-3. La punizione intanto di Salvador verso il primo pallo, la deviazione, esce Druetto con i pugni, finisce giù dolorante ancora una volta il portiere del Bocale, sono in due addirittura rimasti giù, ricordiamo, dalla parte opposta si attende ancora all'arrivo dell'ambulanza per portare via Baggini, che aveva perso conoscenza per alcuni istanti e adesso è nel retroporta praticamente soccorso dai dirigenti del Soriano in attesa che arrivi l'ambulanza per portarlo in ospedale per accertamenti, ma dalla parte opposta c'è Druetto a terra, già
a rischio sostituzione nell'intervallo, ha stretto i denti, è rimasto in campo, ma c'è anche, mi sembra, Arribiaga, che è rimasto giù nel contatto. È arrivata intanto l'ambulanza per portare Baggini in ospedale, per tranquillizzare anche chi ci segue da casa. Sono stati attimi di angoscia, però per fortuna il calciatore poi si è risollevato, ma è visibilmente provato. E ora è arrivata l'ambulanza. Bene, possiamo riprendere la linea da Merito Portosalvo. Intanto c'è il quinto gol del Gioiosa Ionica sul Guardavalle, quindi Gioiosa Ionica 5, Guardavalle 1. Abbiamo i finali, per quanto, anzi no, manca qualche partita. Tra poco vi daremo ovviamente anche i finali della Serie D, vediamo se c'è da fare qualche aggiornamento. Allora, io direi, regia, ora mando un numero, possiamo contattare Mimmo Famularo per il resoconto di Vibonese e San Cataldese, altra partita di Serie D che si è terminata, che è terminata da pochi minuti, che si è svolta allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Ho inviato a Ilario il numero di Mimmo Famularo, ma prima ci colleghiamo con Pinuccio Oliva, Castrovilla di Praia Tortora. A te, Pinuccio. Sì, qua al Mimmo Rente siamo al 31esimo del secondo tempo, è sempre il Praia Tortora che conduce per 2-0, partita che sta andando a smorzarsi, perché il Castrovillari sta cercando in tutti i modi, ma ancora soffre moltissimo. Gli esterni del Praia Tortora, la velocità degli esterni del Praia Tortora ha messo spesso in difficoltà la difesa del Castrovillari. Comunque qua le cose stanno sempre allo stesso modo, il Castrovillari che cerca disperatamente di riagguardare questo risultato, ma a quanto sembra il Praia Tortora non soffre molto, perché conviene molto molto bene questa partita. È tutto qua da Castrovillari. Ok, grazie Pinuccio. Andiamo allora da Mimmo Famularo. È finita la partita tra la Vibonese e la San Cataldese, il resoconto del match. A te, Mimmo, grazie. Sì, è stata una Vibonese dai due volti splendida, spettacolare, cinica e spietata nel primo tempo, sprecona, sofferente nella ripresa. Il risultato finale comunque premia il rosso-blu, meritatamente direi, 2-0, quarta vittoria consecutiva con il rosso-blu che hanno chiuso praticamente la pratica nel corso della prima frazione di gioco con i gol di Giunta al 18esimo su assist filtrante di Terranova, con un gran gol di Terranova, proprio un tiro terrificante dalla lunga distanza, l'incrocio dei pali dove Dolenti non è potuto arrivare, per il 2-0 dei rossoblu, più che meritato. Primo tempo sontuoso della squadra di Facciolo, poi nella ripresa dopo l'espulsione per somma di ammonizione di Ecegoniai, giocatore argentino della San Cataldese, la Vibonese un po', diciamo, limitato, ha tirato un po' i remi in barca, ha amministrato il risultato. Un paio di contropiedi li ha sprecati, ha colpito un palo con Marras, però ha anche concesso un po' troppo in superiorità numerica alla San Cataldese, con Milli Pronti che ha fatto un paio di parate importanti, e questo è il difetto di questa squadra, che deve imparare a gestire anche il doppio vantaggio e a non sentirsi troppo bella. Ma siamo solo all'inizio, questa è la quarta vittoria consecutiva, l'entusiasmo è tornato allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Alla fine è stata festa rossoblu con gli ultras che si sono riconciliati con la Vibonese, Vibonese che si candida prepotentemente, se non dico alla vittoria del campionato, sicuramente a fare un torneo di altissima classifica. Grazie Mimmo, gentilissimo. Possiamo chiudere il collegamento con lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, dove la Vibonese ha battuto 2-0 la San Cataldese. Andiamo dunque ora a leggervi i finali delle partite che sono iniziate alle 15, valevoli per la sesta giornata del campionato di Serie D. Nissa Pompei 0-2, Acragas Scafatese 1-1, Sambiase Locri 0-1, Siracusa Regina 1-0, Vibonese San Cataldese 2-0, Licata e Giavirtus 1-1. Si stanno ancora giocando Agireale Sant'Agata 0-2, Paternò Castrum Favara 0-1, Enna Ragusa iniziata alle 16 0-0.
Andiamo in eccellenza, Eugenio Catalano, Rossanese, Gioiese, a te la linea. Siamo nei minuti di recupero in questo momento, 3 alla fine, la Rossanese ancora in vantaggio per 3-0 e nulla da dire tranne qualche timida azione della Gioiese in area di De Luca con un tiro al minuto 32 del numero 9 Ferro. Poca roba quest'oggi la squadra di mister Dal Sorrione, vogliamo pensare che è capitata la giornata storta per i Viola, ma il cospetto alla Rossanese quest'oggi è stata davvero perfetta in tutto. Girando le sostituzioni da una parte e dall'altra, con la Rossanese che ha fatto esordire il numero 15 Marchetti, il ragazzo del 2006, e un numero 19 Caruso, un altro ragazzo del vivaio della Rossanese del presidente abruzzese, a dimostrazione che i rossoblù vadano tanto al loro settore giovanile. Non c'è nulla da dire, manca un minuto, siamo sul 3-0 allo Stefano Rizzo, ripetiamo i marcatori, Marco riconosciuto al 23esimo del primo tempo, il raddoppio di Bongi Gol, come lo chiamano i ultra della Rossanese, al 45esimo, e poi la chiude Marco Pisani che si è avventato di sinistro con un falco su una spizzicata del numero 5 Barbieri. A voi la linea e una buona domenica. Grazie, grazie Eugenio, gentilissimo. Quindi quanto Rossanese sul 3-0 contro la Gioiese. Andiamo ad Africo da Salvatore Giampaolo, San Luca Cittanova, a te la linea Salvatore. Sì, adesso come saremo arrivati al 91esimo, 5 minuti di recupero, ma al 5 minuto del secondo tempo Cittanova si è portato in vantaggio sugli sviluppi di un cross, colpo di testa, grande parata del portiere sulla ribattuta, tappino e palla in rete. Quando mancano 4 minuti, ad Africo Cittanovese 1, San Luca 0. Grazie Salvatore Giampaolo, quindi Cittanova in vantaggio sul campo di Africo contro il San Luca per 1-0. Andiamo da Rocco Trimboli, Palmese e Vigor Lamezia, a te la linea Rocco. È cambiato il risultato dall'ultimo collegamento qui a Palmi, è stata la Vigor a raddoppiare, quindi 0-2 è il risultato al momento sulla Palmese, in una partita che dopo aver visto intanto tiro della Vigor con la palla bloccata da Marino, quindi stavo dicendo dopo il primo gol incassato della Palmese che fino a quel momento aveva tenuto in equilibrio la partita e aveva anche avuto l'opportunità per portarsi in vantaggio, avendo subito poi il primo gol, ha subito anche il colpo psicologico che poi con aveva cercato di recuperare, era stato Romero al minuto 25 con un calcio di punizione a trovare l'incrocio dei pali, con palla sfiorata dal numero 1 Ianni, che però l'arbitro non ha segnato la rimessa, cioè il calcio d'angolo. Poi sulla ribattuta azione dall'altro lato ha portato ad un calcio d'angolo per la Vigor che si è trasformato in un gol ad opera di Spano, come avevo detto prima, molto motivato in questa occasione, quindi 2-0 a firma di un giocatore gioiese che ha rassegnato in questo suo derby personale portando la Vigor su questo 2-0 che oramai non sembra poter cambiare. La Palmese al momento a 5 minuti alla fine non sembra in condizione di poter ribaltare il risultato, anche se al momento si propone in attacco, ma l'azione sfuma con la palla che va esce fuori all'altezza del centrocampo, quindi superato il 40esimo di gioco, risultato Palmese 0 Vigor Lamezia 2, a quella linea. Grazie, grazie a Rocco Trimboli, quindi Vigor Lamezia sul doppio vantaggio a Palmi. Andiamo ora a collegarci con gli altri campi oppure andiamo in pubblicità, sì, mi dicono dalla regia pubblicità e quindi ci ritroveremo qui in diretta sul canale 76 di Telemia del Digitale Terrestre o se ci state ascoltando via radio sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Tra 2 minuti e mezzo saremo nuovamente in diretta. Regia. Pubblicità.
progetta, costruisce, arreda. Grazie ad Edil Merici tutto è più facile. Lasciati sorprendere anche tu come sogni Luca. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia. Edil Merici SRL. La tua casa, dalle fondamenta al tetto. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Ceramicasa di Giuseppe Calauti offre pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, parquet, porte e scale. Professionalità, qualità e competenza al tuo servizio. E rieccoci in diretta, iniziano ad arrivare i primi finali per quanto riguarda il campionato di eccellenza e di promozione calabrese. Per quanto riguarda la promozione, l'Africo ha vinto a Medicucco per 1-0 con la marcatura di Sanchez sul rigore. Gioiosa Ionica ha battuto il Guardavalle per 5-1. Possiamo magari regia collegarci con Pino Gagliano per un breve resoconto di questa partita. Poi c'è la Propellaro in vantaggio sul Merito, ma non è finale, per 3-2. Il San Nicola Chiaravalle che sta vincendo 2-0 contro la Virtus Rosarno. È finita a Isola Capo Rizzuto con la vittoria della Paolana per 2-1. Domenico Paone, Atletico Maida Capo Vaticano, c'è il finale, Domenico. Finale Maida 2, Capo Vaticano 0, secondo tempo sontuoso del Maida. Meritava un risultato molto più ampio, ma è stato grandissimo il portiere Piccolo che almeno in 3 occasioni ha negato il terzo gol al Maida. Grandissima prestazione, ribadisco il risultato, Maida 2 Capo Vaticano 0. Grazie Domenico, possiamo chiudere il collegamento, quindi vittoria del Maida sul Capo Vaticano per 2-0 e andiamo da Giovanni Palumbo dell'Iese Bianco, a te la linea Giovanni. Sì, è finita da qualche minuto la partita, Deliese batte Bianco 3-0 con le reti di Zampaglione, Foti e Angulo. Partita a senso unico, come abbiamo più detto, anche decisa dall'espulsione del giocatore del Bianco al terzo minuto per farlo da ultimo uomo. Con Angulo lanciato a rete. Deliese prima in classifica, Giovanni, questa sera. In classifica e domenica c'è Gallico Deliese. Le due prime in classifica. Allora, la seguiremo con grande interesse. Grazie Giovanni, gentilissimo. Possiamo chiudere il collegamento con Delia Nuova. Andiamo da Pino Gagliano, Gioiosa Ionica Guardavalle. Pino. Brevissimo, proprio in chiusura, si è terminata già da un bel pezzo qui a Gioiosa Ionica. È finita 5-1, poi la ciliegina sulla torta, l'ha messa albanese al 39esimo, servizio delizioso del giovane Gallo che poi negli ultimi minuti ha fatto entrare in campo i più giovani, Santo Lorenzo, il trainer
locale, ha dato anche possibilità, ecco il Gallo per esempio, di fare la sua prima apparizione, il servizio delizioso per Albanese che con un piattone a due passi ha trafitto il portiere Scuteri. Gran bella partita, al di là di quanto non dica lo squilibrio per quanto riguarda i numeri, la proporzione del successo del Gioiosa, e non tragga in inganno anche la proporzione per quanto riguarda i primi 45 minuti giocati quasi con pari valori, un po' di più il Gioiosa, è vero, con il guardavalle che è rimasto a aspettare lungamente per poi presentarsi davanti a Columbro dopo 30 minuti ed un paio di circostanze vicino anche alla gol, con Nesci che poi è andato in gol nel secondo tempo e con gli Orfida. Il secondo tempo invece dominato dalla Gioiosa Ionica, che subito si è portato sul 3-1, il gol del guardavalle lo raccontavamo in cronaca diretta, un gran gol dai 25 metri, una saetta da parte di Nesci che si è infilata nel set destro. Non sto qui a raccontarvi per la brevità di tempo che abbiamo a disposizione i gol invece della Gioiosa Ionica, tutti di ottima fattura, ma il più bello quello di Vargas con al 17esimo la forbice su delizioso servizio di Coluccio, una gran alla Ronaldo, ecco, per così per figurare un po' la bella segnatura dell'avanti biancorosso. Gran bella partita, ci siamo divertiti in una giornata splendida di sole primaverile qui a Gioiosa Ionica. Grazie Antonio, buon pomeriggio. Grazie Pino, gentilissimo, chiudiamo il collegamento con Gioiosa Ionica. Allora regia, andiamo da Ninni Chilà, vediamo se c'è il finale di Propellaro Merito. Ninni. Sì, c'è il finale, la Propellaro ha vinto 3-2, ma è incredibile, ma vero, in 10 ha meritato a questo punto sicuramente la vittoria. È stato il gol della vittoria segnato ancora Morabito di testa su una punizione di Campi, quindi Propellaro batte Merito 3-2. Grazie Ninni, possiamo chiudere il collegamento con Ninni Chilà, aggiorniamo anche la grafica gentilmente. Propellaro che ha battuto per 3-2 la formazione del Merito. Andiamo da Antonio Ceravolo, vediamo se c'è il finale di Siderno 1911, città di Siderno. Antonio. Sì, finale 1-0. Finale 1-0, Tonino. Ha vinto la squadra di casa, quindi possiamo dire. Sì. Una partita correttissima. La prima cosa che devo dire, complimenti a tutte e due le squadre, tutte e due le società. Un comportamento esemplare. Davvero una bella giornata di festa. E immagino che ci sia anche euforia, no, da parte. Tu sei il presidente del Siderno 1911. Chiaro che siamo contenti. La vittoria dopo la sconfitta di domenica, ci bisognavano i 3 punti per proseguire il discorso. Diciamo, l'obiettivo vostro è la salvezza prima e poi pensiamo a fare i punti e a salvarci, poi si vedrà. Ok, grazie Antonio. Ciao, quindi vince il Siderno 1911 sul città di Siderno. Arrivano anche i finali, Bocale Soriano 3-3 e Rossanese Gioiese 3-0. Andiamo da Riccardo Varacalli, Ardore Reggio Ravagnese. Riccardo. Sì, il finale 0-0 con un rigore non dato, sacrosanto, la palla là gli è sbattuta nel braccio con tanto di video, però l'arbitro a 5 metri ha detto che non l'aveva presa con le mani, quindi l'Ardore poteva fare veramente il colpaccio oggi vincendo con la prima in classifica, invece alla fine è finita 0-0. Beh, peccato che non c'è il VAR, Riccardo. Peccato che non c'è il VAR, però abbiamo delle immagini che sono molto limpide e dà fastidio veramente non dare un rigore così. Ti posso capire se sai la sfiorata, ma questo proprio ha fermato un tiro certo, in aria. Però poi magari lo vedremo domani sera tutti in campo questo episodio, chiaramente. Sì, va bene, io mando il video. Sì, mandamelo così lo giriamo poi a Pino Gagliano e ai suoi ospiti, così vedremo un attimino quello che è accaduto, questo rigore contestato da parte dell'Ardore. Allora, vediamo, okay. È finale Palmese Vigor Lamezia 0-3. Grazie Riccardo, gentilissimo. Andiamo da Domenico Geria, Bocale Soriano. Domenico, a te la linea. Finita 3-3, una partita scoppiettante con tante recriminazioni, soprattutto per il Bocale che è stato avanti prima 2-0 e poi 3-2, che ha preso il gol del 3-3 a un quarto d'ora dalla fine con la doppietta di Fioretti, che ha rischiato poi anche nei minuti finali con un Soriano più aggressivo e sbilanciato in avanti di incassare la quarta rete. È stato bravo Druetto ancora una volta a neutralizzare un sinistro a giro bellissimo di Salvador.
Dalla parte opposta invece alcune ripartenze molto velenose da parte dei uomini di mister Saviano sono state però inconcludenti, ha dato vicino alla quarta rete il vocale più volte. Diciamo che per quanto riguarda il numero di occasioni create probabilmente il pareggio è giusto, se, come detto, c'è qualcuno che può recriminare per come è andata la partita, quello è il vocale, perché ha sprecato per due volte il vantaggio. Il Soriano invece va dato merito al Soriano, appunto, che non ha mai mollato, soprattutto dopo un inizio shock come quello della prima frazione, due gol subiti nei primi cinque minuti e poi la rimonta. È tutto dunque da Merito Portosalvo per questa domenica, 3-3 il finale tra vocale e Soriano. Vi restituisco la linea. Grazie. Per concludere sull'eccellenza, Pinuccio Oliva per Castrovilla Ripraia Tortora. Te Pinuccio. Sì, qua dal memorende l'arbitro ha appena dato il triplice servizio, il Praia Tortora vince qua Castrovillari per 2-0, partita molto molto bella, soprattutto per il Praia Tortora, perché è stata una grande lezione di calcio il Praia Tortora Castrovillari, dove si è vista la differenza tra due squadre. Il Praia Tortora, che ha giocato letteralmente da squadra, ha tenuto benissimo, ha fatto due gol e poi con i suoi laterali ha dato un fastidio enorme alla difesa del Castrovillari. Partita meritata, questo vantaggio del Praia Tortora meritato, forse delle tre partite che ha fatto il Castrovillari, che abbiamo visto qua a Castrovillari, forse il Praia Tortora è stato il migliore che abbiamo visto qua a Castrovillari. Quindi ribadisco al finale, il Praia Tortora batte il Castrovillari per 2-0 e qua è tutto da Castrovillari. Grazie. 17:34 abbiamo i finali di questa domenica. Partiamo dalla Serie D, sesta giornata. Nissa Pompei 0-2, Acragas Scafatese 1-1, San Biase Locri 0-1, Siracusa Regina 1-0, Vibonese San Cataldese 2-0, Licata Gia Virtus 1-1, Acireale Sant'Agata 0-2, Paternò Castrum Favara 0-1. Si sta giocando Enna Ragusa sullo 0-0, partita che è iniziata alle 16. Classifica: Scafatese 16 punti, Siracusa 15, Vibonese 13, Gia Virtus 10, Regina Pompei e Locri 9, San Biase e Paternò 8, Sant'Agata e Castrum Favara 7, Nissa, Ragusa, Enna 6 punti, Licata 5, San Cataldese, Acragas e Acireale 4. Vi ricordo che Enna e Ragusa stanno giocando ancora la loro partita. Eccellenza, i finali della quinta giornata: Ardore Reggio Ravagnese 0-0, Vocale Soriano 3-3, Castrovillari Praia Tortora 0-2, Isola Capo Rizzuto Paolana 1-2, Rende Brancaleone 1-2, Rossanese Gioiese 3-0, San Luca Cittanova 0-1, Palmese Vigor Lamezia 0-3. Classifica dopo 5 giornate: Reggio Ravagnese 13 punti, Vigor Lamezia 11, Rossanese, Paolana, Praia Tortora, Cittanova 9 punti, Isola Capo Rizzuto e Palmese 8 punti, Soriano, Brancaleone 7, Vocale 6, Castrovillari 5, Gioiese 4, Ardore 3, Rende 1, chiude il San Luca a quota 0. Promozione: Girone B, Bovarinese Stilo Monasterace 1-0, Caraffa Valgallico 1-1, Deliese Bianco 3-0, Gioiosa Ionica Guardavalle 5-1, Melicucco Africo 0-1, Propellaro Nuova Merito 3-2, San Nicola Chiaravalle Virtus Rosarno 2-0, Maida Capo Vaticano 2-0. Classifica dopo 5 giornate: Deliese e Valgallico 11 punti, Bianco 10, Maida Stilo Monasterace 9, Virtus Rosarno Capo Vaticano 8, Gioiosa Ionica Africo 7, Bovarinese 6 punti, Propellaro San Nicola Chiaravalle 5, Medicucco e Guardavalle 4, Merito 3, Caraffa 2. Nel campionato di prima categoria Girone D va al Città di Siderno 1911, la stracittadina con il Città di Siderno, vincono i padroni di casa, si fa per dire, con la marcatura di Fernandez nel primo tempo. Bene, alle 17:37 chiudiamo qui l'appuntamento con Domenica in Campo, quinta puntata. Io vi ringrazio per il cortese ascolto, la cortese visione, ringrazio la nostra regia con Ilario Chiera e Vladi Cacio, vi ringrazio anche gli amici di Radio Siderno La Cometa che hanno diffuso via radio questo nostro appuntamento, ringrazio tutti i nostri sponsor e vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima. Per l'ultima volta le partite inizieranno alle 15 in Serie D, alle 15:30 in Eccellenza e in Promozione, perché poi a fine mese, come saprete sicuramente, con il ripristino
dell'ora solare, ovviamente le partite inizieranno alle 14.30, quindi anche noi inizieremo a partire proprio da domenica 27 la nostra trasmissione alle 14.30. Vi ricordo ancora l'appuntamento per domani sera con Tutti in Campo in prima serata, sempre qui sul canale 76 di Telemia con Pino Gagliano ed i suoi ospiti, e quindi ci ritroveremo puntuali la prossima domenica. Arrivederci a tutti. Questo programma è stato presentato da Circo Stauto, Ecologia Oggi, Edil Merici, Abamed, Clima e Calore by Caracciolo, Stocco e Stocco, Mimmo Salerno, Sabatino Trasporti e Logistica, Ceramicasa di Giuseppe Calauti, Oppi Fruit, FM Ortopedia.